Eccoci, bentrovati a tutti quanti per consueto appuntamento, ormai possiamo dirlo, del sabato, comunque il secondo della settimana con Puppo Ambesi Live by Night. Siamo in contemporanea con il Presidente del Consiglio, ma insomma le cose importanti, quelle che dovevano essere ascoltate, credo che sono già arrivate, e allora anche noi ci apprestiamo a dirvi quello che di importante abbiamo. Soprattutto abbiamo una bella compagnia stasera, perché poi sarà l'occasione anche per farvi capire come cambiano le cose a seconda anche di come uno poi interpreta il fatto di essere un esperto di uno sport, prima da atleta, poi da commentatore, come cambiano le parti, ecco, diciamo così. Ma e soprattutto vogliamo parlare di sci di fondo questa sera, di sci nordico in generale, ma ci sarà tanto comunque anche di attinenza con il biathlon, e lo scoprirete seguendoci in questo appuntamento. Ovviamente presento come al solito il compagno di merende, compagno di telecronache, Massimiliano Ambesi. Ciao Massimiliano. Ciao a tutti. Incrociamo le dita, ma mi pare che dalle prove che abbiamo fatto pomeriggio con il nostro ospite dovremmo avere tra l'altro una linea di quelle solide, no? Di quelle da duraccio, come era lui sugli sci. Diamo il benvenuto a un campione olimpico, perché noi lo viviamo come collega, come esperto di sci di fondo per Eurosport, ovviamente. Diamo il benvenuto a Fulvio Bubo Valbusa. Ciao a tutti, ciao, ciao, grazie Dario. Ciao Ma mi presenti carissimo. come una star? Oh, non sono una star, oh, No, oh, no. mi emoziono, sai che mi emoziono dopo, per queste cose qua. Dopo tu sei capace di fare queste cose e mi sono già emozionato. Voilà, ecco. Grande Dario, Va bene, va grazie, per bene. questo invito, grazie. No, no, grazie a te, perché allora la premessa, diciamo, è questa, che noi pensavamo che a questo punto della stagione ci sarebbero già state le squadre di sci di fondo, che poi potrebbero in grandi linee non cambiare nella sostanza, boh, non lo sappiamo. Ovviamente qualcosa ci arriva, qualche uccellino sussurra, ma siamo in attesa di conferme, ma faremo lo stesso dei ragionamenti. Noi avevamo pensato con Massimiliano di fare due chiacchiere sullo sci di fondo, però io dico una cosa e chiedo a voi due, e sono interessato a sentire poi cosa viene fuori. È un po' strano che proprio sia lo sci di fondo l'ultima squadra che stiamo ad aspettare per capire soprattutto il discorso dei quadri tecnici di vertice, ma anche la composizione poi delle squadre. E la premessa, perché vi ho detto che il biathlon è importante? Perché lancio lì questo sassolino, disputando così una sorta di disquisizione con un mio collega. Lui mi diceva: ma guarda che il biathlon, ma non se lo fila nessuno, ma chi se lo caga? Io invece gli ho detto: guarda, che la verità è che non avete ancora capito che il grande alleato del biathlon è il fondo. Tutti quelli che si mettono gli sci stretti guardano il biathlon, soprattutto perché, a parte Chico Pellegrino, a parte qualche altro exploit, i tempi belli non sono più quelli. E allora si guarda il biathlon, che comunque è lo sport cugino. Prima era lo sport un po' degli sfigati del fondo, adesso non è più così. Ma tanta gente va a fare fondo e tanta gente comunque è incuriosita dal biathlon. Quindi non è vero, il biathlon al fondo è un legame molto stretto, ne parleremo in questa serata. Però prima vi chiedo: ma com'è possibile che il fondo è in fondo ad aspettare di sapere le squadre? Max, parti te, perché Ma guarda, sicuramente si è ragionato su effettuare dei cambiamenti, per certi versi anche doverosi, perché, ok, in questo momento l'Italia può contare su un fuoriclasse come Federico Pellegrino, che non è in discussione, può contare su un De Fabiani che è riuscito una stagione un po' complicata, ma comunque atleta che ha già dimostrato in passato di avere qualcosa tra le mani importante. Se vogliamo, le donne sono un po' cresciute nell'ultima stagione. Però i fatti dell'Italia sono tanto tanto lontani e probabilmente dal punto di vista gestionale, del lavoro con i più giovani, del lungo percorso che porta un atleta ad arrivare in Coppa del Mondo, ci sarebbe bisogno di cambiare qualcosa. Dopodiché,
Non so se questo qualcosa cambierà, in altre discipline qualche aggiustamento c'è stato. Sta di fatto che chi si troverà a gestire il comparto sci di fondo nella prossima stagione avrà una grande responsabilità, perché bisogna svoltare, è fondamentale svoltare, per certi versi si è toccato anche il punto più basso della storia nell'ultima stagione, soprattutto nelle gare a schietti che sono sempre state nel nostro DNA, non parlo delle sprint, parlo delle altre gare fuori su distanza. E perciò bisogna trovare soluzioni. Io non so quale sia la panacea per i mali dell'Italia, Bubu sicuramente ne sa più di me, sta di fatto che qualcosa dovrà cambiare, non so se quel qualcosa cambierà, ecco. Ma intanto Max, guarda che se un altro tifoso ti sente chiamarmi Bubu, mi sa che si incavola, eh. Sai che il mio nome è Bubo, dopo son cavoli, eh. No, a parte gli scherzi, No, io, Max, lo sai che mi aggancio a questo tuo discorso, giusto, non fa una piega assolutamente. Io credo che se le cose non vanno, se le cose devono essere migliorate, ci debba essere un cambiamento o cercare di risolvere quei problemi che ci sono. Eravamo una delle nazioni più temute al mondo fino a qualche anno fa, lo siamo ancora con Chicco Pellegrino, perché in campo sprinter siamo ancora al top, però dobbiamo cercare di far ritornare in auge quelli che sono i nostri valori nelle gare distance. Eravamo i più forti a skating, ne parlavo anche con ex compagni di squadra, si piazzavano anche 6, 7, 8 atleti nei primi 30, adesso siamo completamente fuori, siamo diventati un po' più forti in classico, e questo va bene, però forti in classico non è che arriviamo nei 30, siamo fuori, e qualcosa non va, dal punto di vista, io credo, gestionale, dal punto di vista anche, non bisogna scaricare le colpe solamente agli allenatori, l'allenatore può avere delle colpe, naturalmente di allenamento, gestione, sapete benissimo che io sono ancora forse legato a quello che è il vecchio metodo di allenamento, perché arrivo da una scuola di Carlo Vito Scandola che tuttora allena i suoi ragazzi come allenava il sottoscritto 15-20 anni fa, quindi non è che dobbiamo inventare l'acqua calda, come dice il buon Vito, dice bisogna fare fatica, il fondo è uno sport di fatica, assolutamente bisogna tenere giù il gas, sempre a manetta, naturalmente con le dovute cautele, però io credo che il fondo del fondo, scusatemi questa ripetizione di parola, debba essere proprio tornare un po' più a quelle che sono le origini del fondo, perché a mio avviso troppe tabelle, e qui lanciamo spezziamo una lancia a favore, non proprio a favore dei tecnici, è quello che le tabelle bisognerebbe un po' guardarle, sì, ma cercare di fare con gli atleti che si hanno individualmente, cercare di guardare negli occhi gli atleti come si fa sempre, e cercare di creare l'atleta guardandolo negli occhi e tirare fuori quello che ha quell'atleta, perché le tabelle così a random per tutti a mio avviso non vanno bene. Dopo io non so e non posso sapere che tipologia di allenamento possono impostare per gli atleti di squadra, però a mio avviso bisogna cercare di fare non un passo indietro ma mezzo passo indietro, e farsi tutti quanti un esame di coscienza, dagli atleti agli allenatori, ai dirigenti, perché come diceva Max, se non siamo ancora arrivati a definire la squadra di fondo, vuol dire che i problemi ci sono, altrimenti la squadra di fondo con lo staff tecnico sarebbe già fuori, giusto? Sì, senza dubbio. Allora, quindi io voglio dire questo, perché ci sono, ho visto già alcuni che lo chiedono, ripercorreremo alcuni dei momenti fondamentali della carriera di Valbusa anche per ricordare come era quel fondo, e quello che ha già iniziato a dire Bubo è che in quell'epoca lì gli allenamenti erano veramente fatti coi coltelli tra i denti, tanto per cercare quasi la rima addirittura, ma perché ma già la generazione dei De Zolt e degli Albarello, che poi Albarello ha fatto da tramite e ha fatto parte anche della generazione di Fulvio, oltre che di Zorzi, di Pietro Piller,
vorremmo proprio, grazie a ricordi dei suoi risultati, anche raccontarvi degli aneddoti che vi fanno capire cos'era il fondo. Io, la prima telecronaca che ho fatto è stata di sci di fondo. Il primo mondiale che ho commentato questo signore qua, anche quando usciva dalla bufera di neve nella Gundersen, se non ricordo male, te la stavi giocando con Bjordeli e gli hai fatto un bello scherzetto, no, quella volta lì, a quel grande campione. E quindi voglio dire, ripeto, sì, il biathlon, la maggior parte di voi conosce me, Massimiliano, per il biathlon, ma in realtà io e lui abbiamo commentato anche lo sci di fondo, abbiamo avuto il grande privilegio di commentare la sua medaglia d'oro alle Olimpiadi di Torino 2006 e anche lì vi racconteremo dei piccanti aneddoti, ma perché ormai tra di noi a quei tempi siamo sempre stati amici, però Dario e Max allora li vedevo un po' come quelli che volevano un po' sapere troppo, giusto ragazzi? E vi davo giù delle bacchettate, ma era la mia spontaneità che c'è ancora adesso, è quello dell'andare a dire sempre tutto e di conseguenza poi ci si è accariti, perché avrei sicuramente la peggio, contro Dario sicuramente. Dario mi ha dato uno spunto che è troppo interessante, no? Quando lui parlava dell'abbondanza di atleti che c'è stata per l'Italia. Allora io voglio tornare al 2005, stagione 2004-2005. Scusa, fa fatica. Fa tanta fatica. Se portarlo meno a Dubersdorf, dove ci sarebbero stati i mondiali. Gli italiani qual è? La 15 km skating. Ci sono 7 atleti per 4 posti. Sì. Se si guarda i risultati, Valbusa non doveva essere tra quei 4 atleti. No. Anche se dopo aver faticato a dicembre, a gennaio era salito di colpi. L'allenatore dei tempi, tale bravo, dice: Valbusa corre. Allora io e Puppo abbiamo questo pensiero: o Sepp Chenetti è un fottuto genio, o se no usa qualche strano stupefacente e vede un altro. Sono proprio così, dai. Momento i presupposti non c'erano. Racconta che cosa succede. Ma guarda, e dopo quel signore che hai nominato, che io ritengo che sia, a mio avviso, che non ci andavo d'accordo, sia chiaro, con Sepp Chenetti e anche altri, è un grandissimo allenatore. Io credo che sia il più grande allenatore che la squadra italiana abbia avuto. Adesso vi spiego anche il perché l'ho provato sulla mia pelle. Prima di Oberstdorf arrivammo praticamente a Oberstdorf prima di una gara di Coppa del Mondo a Reitenwinkel in Germania. A Reitenwinkel arrivai il 12°, 13°, però c'era una neve talmente brutta che si sprofondava, una neve che non era la mia neve. Chenetti ebbe così proprio la capacità di vedere la mia forma nell'andare a fare un risultato nei 12 in una gara così, che lui pensò: se Valbusa arriva a Oberstdorf e c'è una neve compatta, con la condizione che ha, arrivando 12° su una neve così schifosa che non è la sua neve, arriva sul podio. Arrivò a Oberstdorf e mi mise dentro nel quartetto della 15 km. È stato probabilmente uno dei ricordi più belli della mia carriera, perché l'ho festeggiato con Pietro. Ripeto che la sera prima eravamo in stanza io e Pietro, ci guardavamo negli occhi come si fa di solito e parlavamo della gran bella pista e ci scambiavamo le battute. Bene, domani cosa facciamo? Vinci te? No, vinco io. E mi fa: bon, dai, arrivo secondo io che va bene, gli avevo detto. Tocca, è stata così, cioè, ti rendete conto? E poi la sera, tornando in stanza con le medaglie al collo, abbiamo appeso le medaglie al lampadario che penzolavano giù, le guardavamo così e mi ha detto: ma ti rendi conto cosa è successo oggi? Una cosa che non si pensava. Tornando alla capacità del buon Sepp Chenetti, lui è veramente un mago, secondo me, perché lui sa vedere come un tecnico valido, sa guardare un atleta, guardarlo negli occhi, sapere
quali sono le sue condizioni, sapere quali sono le sue nevi e sapere quando questo atleta si deve buttare o mettere nella mischia quando è ora. E io lo ringrazio ancora adesso, perché sempre veramente ha avuto quel colpo di genio, non con uso di nessun stupefacente, questo te lo posso garantire. Max ha fatto una cosa eccezionale, perché ci ha visto lungo, ci ha visto alla grande da tecnico, ha visto da una cosa da tecnico. Forse quello che manca un po' al giorno d'oggi, la personalizzazione dell'allenamento su ogni atleta, ecco, questo voglio dire. Aggiungo su una cosa e poi lascio parlare a Massimiliano, che è una cosa che riprenderemo anche per parlare forse di altre squadre italiane. Allenatore da campo, chi gestisce la squadra, non è la stessa cosa. E questa situazione è una cosa che nel fondo ci è stato anche insegnato, perché avevamo un grande allenatore da campo e avevamo chi sapeva gestire managerialmente, diciamo, una squadra, e sono due ruoli diversi che servono entrambi, anche per provare a portare fuori, ecco, io una cosa che veramente, quando è che il fondo ci ridà una grande staffetta? Perché tanti cominciano già a scrivere e i primi ricordi che saltano fuori sono quelle robe lì. Poi ricorderemo vari aspetti di quella grande giornata a Torino 2006, ovviamente c'è stata quella prima di Lillehammer nel 94, però davvero, ecco, poi faccio parlare a Massimiliano, sembra una stupidata, ma la capacità di avere i ruoli che contano entrambi rappresentati è fondamentale, e anche tra tipi di fondisti, perché c'è lo sprinter e c'è il distance. Adesso sì, una volta no. Adesso sì. No, perché ho voluto tirare fuori questo aneddoto? Perché in quell'occasione lo staff tecnico, quindi Chenetti, ma anche la direzione agonistica, ebbe il coraggio di fare una scelta forte, perché comunque il buon Fulvio aveva compiuto da poco 36 anni, quindi era il veterano di quella squadra. C'erano dei giovani emergenti, c'erano i Checchi, Clara, tutti atleti che erano in grande crescita, e poi c'erano gli inamovibili, che erano Pietro Pillercopper, Zorzi, Vicenza, c'era anche Santus che otteneva ottimi risultati proprio in forma di gara. Ma lì la direzione agonistica disse: facciamo questa scelta, no, spinta da Chenetti. Poteva andare anche male, perché magari Valbusa arrivava a trentesimo e sarebbe stato un fallimento. Valbusa è arrivato secondo insieme a Pietro Pillercopper, ha scritto una pagina indelebile nella storia dello sci di fondo italiano, perché primo e secondo in un campionato mondiale, in più a Oberdorf, dove nel 1987 era successo di tutto di più, ha rappresentato qualcosa di leggendario. Ecco, quello che vorremmo vedere noi adesso, ma in tutti gli sport, è il coraggio di fare le scelte e capire qual è l'atleta che ti possa dare di più in determinato momento, perché a volte andando oltre i criteri di qualificazione, che mi rendo conto sono importanti, perché non è facile gestire una squadra, però tu che sei l'allenatore di campo devi avere l'occhio per capire quando il tuo uomo ti può dare quel qui di più, e lì c'è stato il coraggio di Chenetti che ha portato a questa doppietta incredibile. Sì, sì, beh, lì indubbiamente lui ci ha visto alla grande, guardando l'atleta come si è comportato, sbattendosene tranquillamente di quelle che possono essere state le considerazioni, anche le idee di chi magari spingeva un altro atleta, si è preso le proprie responsabilità e con le proprie capacità, naturalmente, perché non è che si è inventato nulla, e ha deciso di far correre quelle persone che potevano fare qualcosa di importante, ed è successo, naturalmente con la fortuna, perché sapete benissimo che nello sci di fondo non è che si inventano le gare, bisogna avere materiali super, avevo materiali veramente super, come naturalmente ci vogliono per fare un risultato, e questo è accaduto. E comunque, tornando alla questione gestionale, è stato proprio questo, questa volontà di prima di tutto il direttore agonistico appoggiarsi proprio solidamente alla decisione di un allenatore che naturalmente era capace di prendere una decisione e senza nessuna discussione, perché io ricordo benissimo la sera che ci siamo trovati prima, le due sere prima della gara, che Chenetti disse proprio Valbusa, Pietro Pillercopper e gli altri due elementi che hanno corso la 15 chilometri. Dunque, e non c'è stato un ba, cioè non c'era una sillaba che fosse venuta fuori da una bocca di altra persona, mi capite? Cioè, né atleti
e nei dirigenti e in allenatori, o stimen che siano, quelli sono le persone che hanno quell'importanza, che danno un più a una squadra. Ecco. Ecco. Vai, vai, vai Massimiliano. In quella gara, Dario, ricorderai che tra gli avversari degli italiani c'erano due biatleti norvegesi. Lo ricordo bene, va. Molto sponsorizzato, di nome Björdalen, uno che qualcosina poi ha vinto in carriera, l'altro meno sponsorizzato, ma cavallo pazzo se ce n'è stato uno, tale Lars Berger. In quella gara Lars Berger parte fortissimo, con pettorale ovviamente basso, e a metà gara è davanti a Fulvio, poi cade, arriva comunque quarto, e lì abbiamo il primo vero scontro, ancor più del 2002 di Salt Lake City, tra il mondo biathlon e il mondo sci di fondo. In quel caso sono gli italiani che respingono i norvegesi, i biatleti norvegesi, perché Berger arriva quarto alla fine. Non fosse stato per voi, sarebbe stato medaglia d'argento. Poi si rifece a distanza di 2 anni, con circostanze un po' fortunate, la sorte a Sapporo gli disse bene. Ecco, la mia domanda è: come vedevate voi i biathlon e i biatleti a quei tempi? E come li vedi tu ora? Cioè, secondo te, questi biatleti sono davvero competitivi con i fondisti, chiaramente nelle gare a skating? Ma quello che ho provato sulla mia pelle, soprattutto a Oberstdorf, non posso assolutamente non confermarlo ora. Io sono convinto che un atleta di alto livello, che può essere Giovannino Bo, come lo chiama il buon Dario, secondo me sto ragazzo qua va forte sugli sci, per non parlare di Furcade. Secondo me sono atleti che se li metti su una 15 km, cioè fuori dai 10 non ti arrivano, forse anche prima, se azzeccano la giornata rompono le scatole anche su un podio. Sono ragazzi che vanno forte sugli sci, e come sono andati forte Lars Berger e Björdalen al tempo, ragazzi miei, sono atleti che vanno forte, anche perché lo sci di fondo, scusate, il biathlon, possiamo dirlo, nasce dallo sci di fondo. Se non c'è sci di fondo, il biathlon non ci sarebbe, e di conseguenza io credo che il livello di un biatleta tuttora ad oggi sia altamente competitivo anche in una gara di Coppa del Mondo. Si sa, dovrebbero esserci una preparazione adeguata per una gara mondiale in una 15 km, ma io penso che se un atleta, non è come se un fondista, adesso si vede Stina Nilsson che è passata al biathlon, si debba naturalmente un po' preparare su quello che è non la preparazione degli sci, della parte fisica sui sci, ma quella che è il poligono. Ma credo che un atleta di biathlon, se debba venire a fare o debba competere in una competizione di sci di fondo, gli dai 6 mesi di preparazione e sto qua ti fa vedere i sorci verdi. Insomma, vanno forte, ragazzi miei, vanno. Ma io, vedi, penso questo, che a mio modo di vedere questa situazione attuale che stiamo vivendo, spero possa essere un'opportunità per ricreare delle situazioni dove il biathlon e il fondo possono fare, come era successo qualche stagione fa in Russia, di mischiare un po' gli atleti per fare delle squadre dove vedevi appunto il confronto in qualche modo, la contaminazione, perché comunque c'è bisogno di allearsi, secondo me, soprattutto forse ne ha più bisogno il fondo adesso, ma il passaggio di Stina Nilsson può far scattare qualcosa, spero anche l'idea di vedere magari Tiri Lekhoff in una sprint, che abbiamo visto in una gara nazionale mettere in seria difficoltà le migliori norvegesi un paio d'anni fa della specialità, oppure Giovannino Bo, oppure qualcun altro, non lo so, perché comunque davvero il fondo ha bisogno di linfa nuova, perché comunque è bello, cioè al di là di tutto le tappe, quando sono fatte bene, ci sono i protagonisti giusti, ci sono i più forti, il fondo è comunque ancora bello, l'abbiamo sottolineato più volte, l'ha spiegato Massimiliano, che ha fatto anche qualche telecronaca la scorsa stagione con te, e per fortuna qualche gara di quelle belle. E io, anche se in passato mi sono incazzato fortemente con Vanoi in particolare, perché per delle teorie un po' strampalate sue, che diceva che non c'erano più fondisti per colpa di altre specialità, e non era vero, e mi incazzavo anche, anzi mi sono incazzato tanto quella volta che ha fatto il tifo, non mi ricordo neanche più quale fosse la russa, te lo dico io, tifava contro Gosner, sì, quello me lo ricordo ovviamente, una medaglia,
però non mi ricordo se era la Cicaleva forse, perché mi viene in mente questo nome che era in lotta in Val di Fiemme contro Miriam Gosner, e qua io lì veramente mi sembrava assurdo, perché non capire che invece era importante che una biatleta potesse rompere le scatole ai fondisti, e quindi era da un po' di anni che non c'era uno spostamento significativo o un'apparizione di un biatleta in una gara di fondo, quindi la Nilsson che ha fatto questa rivoluzione secondo me può essere importante, e ripeto, anche in Italia io penso sia utile cercare dei punti maggiori di contatto. Ad Anterselva c'era stato un campionato italiano tra sia con le gare di biathlon che con quelle di fondo. Bisogna unire le forze, soprattutto in questo momento, e io spero che arrivi qualche segnale, comunque non dico di cambiamento, ma di andare a guardare verso il futuro, anche quando avremo le squadre di sci di fondo, i tecnici che le alleneranno. Cioè, c'è bisogno di anche un po' di rompere le scatole a quelli che seguono le squadre di fondo, come facevamo noi ai tempi, perché guardate che adesso poi ve lo raccontiamo, ma storie tese tra me, Ambesi e la squadra che poi ha vinto l'Olimpiade. Adesso io non ho la presunzione di credere che quando Zorzi ha fatto così ce l'avesse con noi due, o forse con me magari in particolare, però aveva con tutto il mondo che non lo voleva magari lì, che non si credeva potesse farcela. Onestamente lo dico abbastanza. No, arrivava dal mondiale di Oberstdorf, che l'ha presa secca, allora sai, era un po'... No, lo dico a bassa voce, lì Pietro ha fatto un numero pazzesco in quella staffetta. Sì, sì. Però tutti quanti voi avete fatto il numero, perché anche Giorgio e voi e tu in alternato avete fatto un numero che è veramente d'antologia. Lui ha chiuso davanti, lui praticamente ha chiuso insieme ai primi 4-5. Quella frazione, forse mi ricordo male, la vinse Kershaw, il canadese era davanti, se non ricordo male. Eravamo in cinque, siamo arrivati praticamente assieme, ma comunque sia, quella staffetta lì era scritta, nel senso che si stava bene, e il nostro compito dei due alternisti era rimanere lì con i primi, e dopo si sapeva che c'era un Pietro che poteva fare la differenza, che poteva veramente dare la stoccata finale. E poi naturalmente c'era quell'incognita, come dici te Dario, quel Christian Zorzi che arrivava dal mondiale di Oberstdorf, che aveva tirato una legnata, aveva preso una bollita da paura, però è stato geniale, è stato maestro, non si è mai girato indietro e ha fatto una grandissima cosa. Comunque era scritta quella gara lì, la sentivamo tutti e quattro, l'ho raccontata tantissime volte, credo che non so quante migliaia di volte l'abbia raccontato quella gara lì, ma è stata veramente una volontà di tutti e quattro di voler portare a casa un risultato storico importante. È andata bene con gli sci, è andata bene con tutto, perché ci sono degli aneddoti che bisognerebbe raccontare, ma bisognerebbe stare qua fino a domani a raccontare tutto quello che è successo, ma dopo vado a scoprirmi dopo, sempre per il motivo che vi ho accennato prima in partenza, non posso sbilanciarmi, non posso sbottonarmi troppo, perché altrimenti mi brucio quello che sta venendo fuori tra un po', ecco. Niente, sì, non so più cosa aggiungere su quella gara lì, è stata qualcosa di strepitoso. Dopo, se vuoi iniziare a imboccare quello che è successo proprio tra... Perché allora, spieghiamo questa cosa. Tu che ho in fianco, ma... Io e Massimiliano non commentavamo sul posto, non eravamo a Pragelato quella volta, ma commentavamo da si chiama l'IBC, dove ci sono tutte le televisioni che hanno il loro quartier generale quando ci sono le Olimpiadi a Torino, quindi stessa cosa anche per il biathlon, commentavamo da lì, però io facevo avanti e indietro tra Milano, andavo a Sestriere perché commentavo anche lo scialpino oltre al fondo e al biathlon, insomma veramente diventavo matto. Ambesi la sera andava al Palavela a commentare short track e pattinaggio artistico, e quindi eravamo veramente sballottati. Però a me ogni tanto capitava la sera di fare degli studi di approfondimento, sempre in montagna, credo a Cesana, dove c'era un villaggio turistico, avevamo lì una specie di studiolo con Sport Italia, e c'era Bubo quella volta, no? Io non mi ricordo, credo fosse dopo l'Olimpia, dopo la loro medaglia d'oro appunto vinta, o prima, era prima? No, secondo me è dopo la staffetta femminile, però potrei sbagliarmi. Vabbè, però più o meno è lì, no? Staffetta femminile, staffetta maschile, più o meno è... La staffetta femminile è stata il giorno prima. Ok. Comunque, in sostanza, io arrivo, c'è Bubo che mi prende, mi abbranca con una mano sul braccio, mi stringe forte e mi dice:
senti, ma dove ambesi? Poi per dire, guarda che voglio dirgliene quattro a quello là, eh? E io dico, guarda, non c'è, è a Torino, commenta il pattinaggio. Tanto per dire che veramente quei tempi lì, c'erano anche i bergamaschi che erano scatenati alcune volte, che ci chiamavano e Ambesi si incazzava come una iena. Chi non ha scatenato telecronache forse non se lo può ricordare, però un po', conoscendo il personaggio Ambesi, se lo possono capire quello che sto dicendo. Ma però per dire che a me era anche, cioè a un certo punto, quasi mi mancava il fatto di sentire... anche Zorzi che si incazzava qualche volta o Bubo, che poi tra l'altro con tutti e due cioè, mi fa più piacere vedere magari quasi quasi loro. Giorgio non lo vedo quasi mai, io con Giorgio sono sempre stato davvero, come dire, non dico quasi tifoso, ma mi ha commosso un paio di volte, quindi lui era più fortunato di voi, aveva, come dire, era più tenuto in buona considerazione dal sottoscritto. Pietro. Ma sai, perché noi eravamo puri come Max, no? Che si incazzava, hai detto. No? Io ero puro e di conseguenza quello che mi veniva, come adesso, io sono convinto che sicuramente qualche atleta non mi vuole bene, perché naturalmente io quando sono in TV, facendo il lavoro che faccio da 10 anni con voi, che è bellissimo tra l'altro, perché mi sto divertendo tanto, sicuramente qualche parola me la prendo, perché me la prendo e sono convinto che tanti atleti non la pensino come posso magari raccontare io, o tante idee che posso snocciolare anche in diretta, ma purtroppo questa è l'esperienza che ho avuto io negli anni, e di conseguenza me la porto con me e vado a riproporla davanti ad una gara, nel commento di una gara. Non me ne vogliono male, ma questo è il mio pensiero e rimane tuttora così, come in apertura di questa chiacchierata che stiamo facendo ora. Sono andato naturalmente subito a puntualizzare le cose che ci sono delle cose che non vanno, e non vanno perché sicuramente gestionalmente c'è qualcosa che non funziona, perché le squadre non sono fatte, e torniamo ancora su questo discorso, e qualcosa non va e non possiamo restare così, perché altrimenti il fondo, mi dispiace, ma muore, perché dopo Pellegrino purtroppo non abbiamo nessuno abituati come eravamo, abbiamo dei risultati che non ci possono soddisfare, perché se guardiamo le classifiche finali di Coppa del Mondo abbiamo Pellegrino nei 15 nella classifica praticamente nella classifica overall, e poi il secondo è De Fabiani, che lo troviamo a ridosso della 30ª posizione. Cioè, mi capite che una nazione come l'Italia, che arriva da una tradizione importantissima, non si può permettere di arrivare lì. Pellegrino lo troviamo in quarta piazza nella classifica sprint, però non ci basta, perché lui è un fenomeno e non dobbiamo cavalcare solo Pellegrino, nel senso che Chicco è un grandissimo atleta, un fenomeno, ripeto, e mi ripeterò ancora, perché questo è quello che si merita lui, però lui è una persona, e la squadra secondo me deve essere gestita in un altro modo. La sua squadra sprint, se posso permettermi di dire, è un consiglio che potrei dare, ma come l'ho detto in diretta, si potrebbe creare una squadra sprint come hanno tutte le altre nazioni, una squadra sprint ben definita, lavorare con una squadra sprint per tirare fuori magari qualcosa o qualcuno come Pellegrino, e creare una squadra distance come esisteva una volta, una squadra distance seguita da allenatori distance, perché credo che l'allenatore di Chicco Pellegrino sia un grande allenatore, perché arriva da esperienze estere, dalla Slovenia, ha fatto grandi risultati e di conseguenza ha portato e sta portando grandissimi risultati ancora, però dal punto di vista distance credo che ci voglia un qualcosa in più. Perché non una ventata nuova di un allenatore che arrivi, io l'ho proposto anche in diretta, che arrivi dal nord. Torniamo al nascere, quando siamo nati noi con lo sci da fondo, che abbiamo fatto, non so se vi ricordate, fatto venire giù allenatori come Jarno Punti, che per me è stato un mentore, perché mi diceva due parole, l'allenatore della Kajsa Macarena, che sono andato a incontrarlo apposta ai mondiali, ero su a Anterselva, perché ho voluto incontrare Jarno dopo anni, perché lui mi disse due parole che io me le portai e me le porto ancora adesso nella mia vita quotidiana, due parole che quando sono praticamente in difficoltà per qualsiasi cosa,
io me le ripeto ancora adesso e le propongo anche alle persone care che conosco, e queste qua sono persone che sono di un'umiltà, che lo conosci benissimo Jarmo che persona è, non vuole assolutamente riflettori, allena, prende risultati, li mette via, chiuso. Questi sono persone che, e di conseguenza, perché non una ventata nuova anche nel settore fondo distance, parlo, vero? Perché, ripeto, squadra sprint, secondo me, completa. Dobbiamo trovare gli atleti da destinare, perché non abbiamo ancora capito quali sono gli atleti da destinare. Le sprint, sto benedetto grazie, dove lo mettiamo? Arriviamo sul concreto. Cosa gli facciamo fare da grande a questo grazie? È piccolo? No, non è piccolo. Dobbiamo capire cosa fargli fare subito. Fate fare l'uomo sprint, l'uomo distance, tutto non si può fare. Solo una cosa. I nordici, tutto non si può fare. Si può nascere sprinter e poi trasformarsi in uomini distance, ma non è facile perché loro hanno un bacino esagerato, possono trovare degli atleti che possono riuscire a fare questo. Ma non tutti riescono a fare. Guardiamo anche Pellegrino, lo sforzo che sta facendo per cercare di essere competitivo nelle gare distance, che lo è, però per arrivare a livelli alti andrebbe troppo a rosicchiare delle sue capacità di velocità. Di conseguenza anche Pellegrino, secondo me, se vorrà raccogliere qualcosa di concreto, che io lo vedo benissimo tra l'altro nella pista di Oberstdorf, nel prossimo anno si dovrà concentrare, come ha fatto Klaebo quest'anno. Cosa ha deciso di fare? Tornare nella squadra sprint norvegese. Perché? Perché ha visto che, ragazzi miei, è meglio prendere risultati pieni che prendere qualche risultato pieno e qualche mezzo risultato, per avere la possibilità di vincere la Coppa del Mondo, perché lui ambisce la Coppa del Mondo, ma, e di conseguenza si è spostato nelle squadre distance. Non so se può essere stato abbastanza chiaro nel ragionamento. Sai qual è la differenza? Che loro si possono permettere di bruciare Graz, e magari ne hanno anche diversi, perché per ogni anno possono contare su 2-3 atleti potenzialmente forti. Tu Italia non ti puoi oggi permettere di bruciare un talento di quel tipo, quindi non puoi commettere alcun tipo di errore nella scelta che farai, e io la penso come te. Oggi non è possibile fare tutto, quantomeno dall'inizio. Lo possono fare i super fenomeni, ma i super fenomeni quanti sono? C'è Bolciuno, c'è Klaebo, che comunque grosso lo raccoglie nel sprint, ma è competitivo anche altrove, che se ne dica. Gli altri devono seguire una via diversa, che può portarli nel giro di 4-5 anni a diventare competitivi, perché secondo me questa stagione, soprattutto in ambito Norvegia, abbiamo visto degli atleti che sono riusciti ad allungare la gittata, diventando competitivi ovunque e anche in tecniche in cui avevano fatto più fatica. Però ci è voluto del tempo, anche con atleti che magari da junior andavano forti anche distance, ma poi arrivati in Coppa del Mondo hanno preso una strada, che può essere quella della sprint, che può essere quella della distance. Io penso che da sprint si possa allungare a distance, non penso che da distance si possa scendere a sprint. Tu come la vedi? No, beh, sono assolutamente d'accordo con te. Da distance diventare sprinter è una cosa, credo, impossibile. Una capacità penso che possa averla un giovane da quando appunto si ritrova in un'età dai 17, 18 ai 20 anni, di essere diciamo competitivo in entrambi le discipline, però dopo, quando balzerà in Coppa del Mondo, si deve assolutamente decidere di prendere una strada ben definita di preparazione per le gare sprint o gare distance. Di conseguenza, sì, ripeto, uno sprinter può diventare un buon uomo distance, ma un uomo distance diventare uno sprinter la vedo un po' dura, insomma, anche perché, come abbiamo visto, sì, di fondo si sta trasformando, ripeto, non così tanto, io credo, comunque si sta trasformando, e lo vediamo anche nei fisici degli atleti, che hanno veramente dei fisici massicci. Guardiamo gli sprinter, che razza di Marcantoni sono, a parte Bolshunov, ripetiamo, Bolshunov è in fuori classe, Bolshunov è veramente un qualcosa di eccezionale a tutto dalla sua velocità, però naturalmente quando si deve confrontare con la purezza dello sprinter, che sia Federico Pellegrino o Klaebo, le prende sul muso anche lui,
perché ragazzi miei, uno sprinter puro è uno sprinter puro, e di conseguenza non è che puoi farlo diventare un uomo che vince la Coppa del Mondo generale, uno sprinter con le capacità di fare 2 minuti e mezzo a bomba e dopo farti anche un finale a stramaniglia, come dico di solito, e portarsi a casa il risultato. Ecco, questo è quello che voglio dire. Quindi settorialmente bisognerà cercare di trovare gli atleti, che non ne abbiamo tanti, purtroppo non abbiamo i bacini esagerati che hanno la Scandinavia, trovare questi atleti e cercare, e questa è la capacità, cercare di indirizzarli nelle caratteristiche che hanno questi atleti. Non è facile, sono parole che dico, ma non so che non sono facili, e bisogna mettersi in mano a dei tecnici validi, e li abbiamo i tecnici validi, bisogna dargli la possibilità di lavorare e di scegliere, allenare e tirare fuori, anche se non abbiamo di fuori classi tutti come Chicco Pellegrino, però tirare fuori quel qualcosa che ha quell'atleta, cioè il tutto che ha quell'atleta, bisogna tirarlo fuori, bisogna cercare di tirarlo fuori assolutamente. E questo maestro era una persona che conoscete benissimo, perché sapeva tirare fuori dagli atleti quello che lui aveva dentro, e si portava anche a livelli buoni, discreti, perché arrivavano anche nei 10, anche meglio in Coppa del Mondo. Quindi diciamo che noi sostanzialmente nella nostra storia del fondo, chi abbiamo avuto come fuoriclassi? Possiamo dire chi? Silvio Fauner, possiamo ritenerlo un fuoriclasse? Maurilio De Zolt è un fuoriclasse? Io mi fermerei qui. Guarda, è Pellegrino, giusto? Campo femminile. Abbiamo una tabella con tutti i nomi, guarda, te la facciamo vedere, no? Abbiamo raccolto un po' di nomi, anche per far capire quello che avete fatto in termini di podi, no? E lì li vedi, questi sono gli atleti che hanno ottenuto più podi in assoluto in Italia, contando gare individuali e gare a squadre, no? Vabbè, Stefania è fuori classe, e poi i nomi che vedi sotto sono quelli che hanno fatto la storia. De Zolt non ha un numero di podi elevatissimo, perché nelle proprie squadre ha raccolto meno rispetto alla tua generazione, perché se poi vai a vedere la carta d'identità, Fauner 68, Balbusa Fulvio 69, Dicenta 72, Pietro Piller 74, vi siete trovati insieme, e quindi avete raccolto tanto stimolandovi l'uno con l'altro, perché questo era importante. Cioè, tu eri tra i primi 5 al mondo del passo skating, e spesso e volentieri delle staffette che contavano dovevi gareggiare in alternato. Non c'era nessuno che lo faceva, per forza. Però questo per darvi idea, no? Ed è la cosa che mi lascia senza parole. Cioè, l'Italia era il paese dei pattinatori. Cioè, l'Italia teneva testa alla Norvegia, e probabilmente in una 4x10 skating avrebbe sempre vinto. Adesso l'Italia non ha più un pattinatore che dir si voglia. Come è possibile? Ma posso solo dire una cosa, dico solo questo. Allora, come la prima volta e unica che sono andato allo US Open, salgo sulla corriera e c'era purtroppo scomparso professor Robertino Lombardi, ma subito inferto una lezione tipo nonnismo, no? Cioè, che arrivava al primo giro uno nel suo mondo, lui che era, perché era un rompiballe, grandissima persona, ma era un po' rompiballe. E la stessa cosa quando sono venuto la prima volta in un raduno dove c'eravate voi prima del mondiale del Val di Fiemme del 2003, io mi ricordo che Vanoi mi ha trattato simpaticamente, ma come se fosse arrivata una nuova leva dentro in caserma, cioè ho preso gli schiaffi praticamente, no? Perché lui era così, ma l'ambiente che io ricordo all'inizio di vedere loro era come vedere veramente, non voglio esagerare, però dei guerrieri, cioè erano persone che avevano una attitudine, si capiva che erano sempre sul filo, no? Cioè, quando era vicino il mondiale si vedeva proprio, si tagliava la tensione, ma anche tra di loro, pur essendo amici, però c'era una rivalità e una voglia di fare meglio dell'altro che era debordante. Cioè, è come una diga che andava oltre il muro. Era proprio questa la sensazione che avevo. Ma voglio far raccontare anche da Bubo qualche episodio, perché veramente questi qua, pur di far vedere che uno era più allenato dell'altro, quando c'era l'allenamento la mattina, l'allenamento il pomeriggio, e poi magari l'allenamento il pomeriggio prevedeva di andare a Passo Lavazze a fare dei giri e poi dovevi scendere,
E allora cosa facevano? Scendevano con gli sci, però stretti, su una pista magari dove invece uno andava a fare il turista, e anche lì andavano giù a canna praticamente, e... oppure dove andavano su in salita per farsi un'altra sgambata. Ma se vuoi raccontare tu, perché era veramente... Ce ne sarebbero centinaia di episodi da raccontare, perché ce ne sono talmente tanti, però volevo prima riagganciarmi al discorso di Alessandro Lanoi che ti prendeva a schiaffi. La capacità di questo pollicino così... era chiamato da tutti i Pollicino Vanoi, era la capacità di farsi, come si può dire, noi temevamo Sandro Vanoi, perché era come un, cioè non potevi dirgli ah, che decideva lui, lo temevi sempre, e tu per chiedergli una mezz'ora per andare via prima dal raduno non ci provavi nemmeno, perché lui ti diceva assolutamente mi chiedi mezz'ora, stai qua mezz'ora in più ad allenarti, hai capito? Non è questione di essere dicevi, hai tirato fuori il termine nondismo, però il direttore agonistico allora, Sandro Vanoi, era durissimo, veramente non ti permetteva di scegliere o di decidere una cosa, lui era il direttore agonistico e decideva per la squadra, e quando c'era l'allenatore, Dario Dinkal che sia, poi è arrivato Sepp Ploner, quando c'era Dario Dinkal che parlava, cioè nessuno fiatava, e naturalmente nessuno si azzardava, gente che aveva vinto medaglie, parlo di Maurizio De Zolt, Marco Albarello, Vanzetta, figurarsi noi se ci si permetteva di dire ah. E questo era praticamente la consapevolezza che un allenatore, un direttore agonistico aveva in mano una cosa preziosa, ma la teneva come una cosa preziosa, continuando a stimolarla. Questo era il bello del Team Italia. Allora c'era veramente una squadra, però, che era unita in una maniera fuori dal normale. E l'aneddoto ne racconto uno su tutti, quello su Albarello. Io tiro fuori Albarello perché con Albarello ho sempre avuto una. Dopo lo conoscete, Albarello è altissimo, io sono grande poco, che tutte le volte che vado da mia madre gli dico, ma se mi avessi aggiunto 2 centimetri come mio fratello che è alto 1,90 quasi, no, avrei fatto le scarpe magari a qualche norvegese in più che in classico. Comunque vabbè, bisogna accontentarsi di quello che si è, assolutamente, probabilmente il carattere che avevo mi ha permesso di arrivare e fare quello che ho fatto. Con Alba avevo una sana proprio competizione che partiva al mattino quando suonava la sveglia, la sera quando si andava a letto. Vi racconto questa perché è bellissima, ti faccio un esempio, in Valsenales, che ne so, si andava a fare le 2 ore, 2 ore e mezza, 2 ore e 45 in ghiacciaio, si sa benissimo che andare su sul ghiacciaio è dispendioso, si sprecano tante energie, si torna giù a mangiare verso le 12, 12:30, il pomeriggio si andava a fare la solita schirolata con gli schirol da giù da Naturno fino su a Masocorto. Naturalmente quando si arrivava su, appassionatissimi di calcio, cosa si faceva? Una partitella di calcio, ma non di 20 minuti, un'ora secca a tutto, a tutta, e tutti quanti in campo proprio a scarpare, perché naturalmente chi era bravo e chi in più un po' meno, naturalmente ci si dilettava a far vedere anche lì che magari eri un attimino più capace di girare intorno a questo pallone. E alla fine Albarello, ricordo che era quello sempre che diceva, bene, adesso andiamo a fare un po' di defaticamento, andiamo a farci una sgambatina, e si prendeva da Masocorto, si andava su all'arrivo dello skilif, quello che viene giù praticamente, cioè si faceva circa un'ora di salita su un sentiero che si faceva un dislivello di 400 metri, arrivavi giù la sera, cioè che non avevi neanche forse la forza di andare in doccia, arrivavi giù che eri cotto, maturo come un caco schiacciato, dicono da noi, hai capito? Cioè una roba allucinante, ma questa era la sana competizione, e guai a far vedere all'altro che eri stanco, perché all'alba tutte le volte che si girava lo guardavo in faccia fiero con il sorriso nel dire sì sì vai vai che tanto ti sto dietro, non mi stacchi, per dire. E questa era una competizione che c'era tra di noi, ed era competizione per la crescita, ma c'era un legame assurdo di squadra. Adesso ho fatto l'esempio di Marco, ma con Vanzetta uguale, con Maurilio, quel poco che ci siamo stati in squadra assieme, anche lui era sempre tutta, Mauri quando si allenava accendeva il motore, lo metteva full gas e lo spegneva dopo 2 ore, lui i medi, i lenti non sapeva neanche cos'erano, tutti sempre a bomba. Mauri era un fenomeno di prima, una cosa allucinante, per non parlare anche di Polvara, di Pugliè, ma tutti quei ragazzi che
abbiamo corso assieme e dopo è arrivato naturalmente Silvio Fauner. E dietro noi sono arrivati i vari Pietro Piller e tutti i ragazzi che sono arrivati dopo di noi, perché però è rimasto quello stimolo da dire arrivano in squadra, si attaccano dietro e ciucciano le ruote per poi magari farti vedere quando è ora che ti passano davanti con le sci, ed è bello, ma c'era veramente un feeling di squadra pazzesco, insomma, proprio sport individuale, ma una squadra come, ma che una squadra da calcio era ancora meglio, insomma. Voilà. Non voglio dire che adesso non ci sia questo diverso, è sicuramente diverso. Però secondo me, sì, non lo so, questo è quello che vi ho raccontato di quello che si viveva allora. Sicuramente i protagonisti di oggi magari ascolteranno e faranno le loro conclusioni, se è così anche ora, insomma. Ma davvero, adesso io l'ho detto che mi sono anche incazzato con lui poi qualche volta, però mi si chiamava Noi, quando lo vedevi era piccolo, perché sembrava Napoleone, però proprio come Napoleone devi stare attento anche alla singola parola, se no erano guai. Lui faceva il direttore agonistico proprio dall'A alla Z, lui aveva la responsabilità di questa squadra e lui, caspita, non ti permettevi assolutamente di proporre nulla, ma neanche una virgola, anche se avevi medaglia al collo di qualunque colore, no. Tu sei l'atleta, io faccio l'allenatore e quindi ti comporti da atleta. E questo è forse anche un po' quello che manca al giorno d'oggi. L'allenatore deve fare l'allenatore, l'atleta deve fare l'atleta, punto. Questi sono... Il cronista prendendosi le parole, perché le prendiamo noi, come le avete prese voi dal sottoscritto e come le prendo io adesso da chi corre ora, insomma. Voilà. Ma secondo te non sarebbe meglio avere un civile, quindi una persona completamente staccata dalle logiche dei corpi, nella posizione di direttore agonistico? Sì, lo sai benissimo, ne abbiamo parlato ancora, Max, e la mia idea è questa. Io ho sempre immaginato il bubo in quel mondo lì dopo l'agonismo. Non è stata la mia strada, perché probabilmente ho trovato un'altra strada e sono contento di aver trovato questa strada e mi sto divertendo assai a fare il lavoro che faccio e a fare il commentatore televisivo, mi sto divertendo un sacco. Però ho sempre immaginato che, secondo me, la figura come erava noi allora, la figura del direttore agonistico deve essere assolutamente indipendente e neutra e sterile da tutte quelle che sono questi, ma non inquinamenti, diciamo, militari, però, e sono un militare tuttora. Pressioni. Pressioni, voilà, ecco la parola giusta, è pressioni. Quindi, secondo me, è assolutamente indispensabile che il direttore agonistico sia un civile che abbia carta bianca per fare ciò che vuole, quello che faceva Vanoi allora. Vanoi se ne sbatteva, possiamo usare questo termine, però se ne sbatteva altamente le scatole di quello che gli veniva a tirare la giacchetta, perché lui sapeva quello che aveva in mano, sapeva il valore e lo metteva sul piatto. E bisogna dire che sicuramente il direttore agonistico più medagliato di sempre dello sci di fondo, assolutamente, non abbiamo dubbi. E ripeto, e adesso, dal mio punto di vista, sarebbe ora, e lo dico fuori dai denti perché io ho sempre detto questo, ci vorrebbe un direttore agonistico che fosse non civile. Se facciamo un esempio, un Bubo Valbusa dovesse essere segnato per fare direttore agonistico, io la prima cosa che faccio andrei dal presidente e gli direi: signor presidente, io sono contento che abbia pensato nella persona di Bubo Valbusa per fare, però io mi congedo dai carabinieri, mi congedo forestale, che adesso sono entrati i carabinieri, mi congedo perché ovviamente non voglio essere, voglio a fare il mio lavoro come si deve fare, e naturalmente ha delle condizioni, che di avere carta bianca di fare tutto quello che si può fare. Naturalmente un direttore agonistico che è legato a un gruppo militare si sa benissimo che non è che può essere, deve avere una professionalità, ma lo sappiamo benissimo che le tiratine di giacca, e lo dico perché di nuovo io sono schietto e puro, ci sono.
e di conseguenza non dobbiamo e non possiamo permetterci al giorno d'oggi di sbagliare o di tentennare ancora un anno, perché il 2022 è vicinissimo, perché le Olimpiadi di Pechino sono lì, giusto? Sono lì, e 2026 è altrettanto lì, e dobbiamo ripartire, a mio avviso, lasciamo perdere Pellegrino, De Fabiani, da zero, perché dobbiamo creare una squadra, abbiamo gli atleti e dobbiamo formarli. Mi dispiace per chi magari si sente naturalmente sminimizzato nell'essere atleta, però io credo che con la tradizione che abbiamo noi nel fondo dobbiamo partire proprio da zero e capire cosa vogliamo fare da grandi. Non so se siete d'accordo con me. No, io sono d'accordo con te e penso ai tuoi trascorsi, perché io la tua carriera ho avuto la fortuna di viverla praticamente dall'inizio. Tu hai preso anche delle bastonate non da poco quando eri giovane. Cioè, vieni convocato per le Olimpiadi di Albertville, ti giochi praticamente il posto per la staffetta che era da medaglia, nella 30 in alternato, gara che tu probabilmente non avevi mai fatto. Secondi dietro a quello che poi farà il primo frazionista in quella staffetta. Tu sei il giovane promettente che aveva fatto bene nei mondiali junior, medagliato, eccetera, vieni messo da parte perché l'altro è andato 3 secondi più forte, gareggia Pulier, Balbusa e Pacchina. 94 succede una cosa simile. 2002, quando sei atleta già nel pieno della carriera, stessa cosa, no? Tu non partecipi alla staffetta e i tuoi compagni vincono la medaglia. Sì. Ecco, è vero che c'era tanta concorrenza, però secondo me c'era anche un modo diverso di gestire questa situazione. Sì, direi di sì, perché guarda, io non ho assolutamente, non recrimino nulla sulla mia carriera, perché erano tre secondi e di conseguenza ho fatto la riserva alle Olimpiadi di Albertville, all'ICSI, ho fatto la riserva alle Olimpiadi a Lillehammer e ho fatto la riserva alle Olimpiadi del 2002, quindi ne ho prese di legnate, sì, però naturalmente per un motivo o per un altro io non mi meritavo di correre e di conseguenza non ho corso, ho dovuto conquistarmi con medaglia al collo quell'anno che mi sono rotto il tibia e perone per una vicenda, una banalità, una svista, mi sono rotto la gamba, lì sono entrato la stagione successiva che non ero in condizione, ho dovuto riconquistarmi il posto di squadra, ho dovuto fare le prime gare di Coppa del Mondo a Kiruna, a tutta, il buon Vito Scandola mi ha fatto arrivare su con una preparazione a 1000 e sono riuscito a tornare in squadra con medaglie al collo pesanti. Dunque, signori miei, avevo già vinto a Nagano la medaglia d'argento, avevo vinto qualche medaglia anche ai mondiali, però mi sono dovuto riconquistare il posto e umilmente, perché bisogna essere umili, riatterrare, riagganciare gli sci e ritornare a fare quello che si è sempre fatto con passione, cioè fare il fondista, fatica, tanta, e voler arrivare dove si sognava di arrivare. Ma non perché io abbia... Ce ne sono stati altri atleti che hanno fatto le cose che ho fatto io, perché io non sono un Superman, assolutamente no, però la capacità e l'umiltà, ripeto, l'umiltà che forse manca oggi, l'umiltà di essere un atleta che anche se vinci non devi volare alto, stai basso che fai sempre tempo a prendere legnate, perché a vincere ci vuole un attimo, io l'ho sempre detto, a perdere sembra così difficile, ma invece si perde tanto, cioè le sconfitte ti insegnano tanto, e quindi questo è il mio pensiero e bom, ecco. Ma quanto ti segnò Nagano come Olimpiade? Tu a Nagano probabilmente arrivi al top della condizione. Come forma quella è stata la tua migliore Olimpiade? Beh, a 3 quinti posti, ma nelle gare su lunga distanza, a metà percorso, sei sempre secondo, terzo e ti manca solo il finale. Poi arriviamo alla 50 ci arriviamo dopo. lì è stato sempre il mio tallone d'Achille, Max, quello che è la tenuta forse anche un po' di testa, perché ognuno di noi abbiamo dei talloni d'Achille, io avevo proprio quel problema lì. Arrivai a Nagano con una forma spaziale, strepitosa, andavo come un aereo,
veramente aveva fatto una stagione strepitosa, già la stagione prima, e veramente mi sentivo bene. Ho fatto dei quinti posti, come hai detto te, ho fatto tantissimi quinti posti, che mannaggia la miseria, dico io, ma un po' di fortuna, no? E dopo abbiamo vinto quella medaglia straordinaria in staffetta d'argento. È stata un'avventura olimpica bellissima, perché arrivare lì a ridosso del podio tutte le volte, però rode, nel senso che rode tanto, tanto che i miei amici mi hanno fatto una medaglia di latta così gigantesca, che ce l'ho ancora, proprio me l'hanno regalata quando sono arrivato a casa, che pesava circa, mi sa che era sui 30 kg, e me l'hanno messo con scritto sopra: "La sfiga pesa, permettetemi". E voilà, e questa è stata la medagliona che hanno fatto il mio fans club allora, e lo dico con il sorriso, perché naturalmente, sai, bisogna accettare anche le sconfitte, anche se ero in grandissima condizione, c'era sempre l'austriaco di turno che non avevo mai vinto niente, e Stadlober, c'era Marcus Gandler, che andavano come aerei, non si erano mai fatti vedere fino lì, e mi capisci? Pensi anche male, però tu pensi a correre, non pensi male, pensi solo a correre, e ho raggiunto quei quattro quinti posti che rodono in maniera, però dai, vabbè, insegna, tutto insegna. Però poi l'anno dopo c'è la gara che raccontava Dario a inizio Sì. Ma io voglio dire, però lui è uno che ha fatto anche terzo in Coppa del Mondo, cioè voglio dire, l'anno prima, comparato. l'anno prima, 97. Sì, ho concluso la classifica finale di Coppa del Mondo. Quell'anno lì è stato un anno strepitoso, non uscivo dai 10 mai, cioè ero in Coppa del Mondo, ero sempre nei 10, se non nei 5, cioè ho fatto una stagione strepitosa, stavo da Dio, veramente è stata una grandissima stagione, e avevo davanti Biondelli e Mica Milli in classifica, non è che avevo avanti, cioè Biondelli, che se fosse nato magari qualche anno come Pellegrino adesso, che c'è a Klaebo, se fosse nato magari 2 anni dopo, magari riuscivo anche a scalare qualche posizione, però c'erano quelli, e si doveva cercare di combattere contro quelli. E voilà, e porto a casa quel terzo posto in Coppa del Mondo assoluta, e il secondo posto, che erano già partorite le prime sprint, diciamo, tra virgolette, che erano le gare sui 10 km, 10-15 km, chiamavano gare sprint allora, pensate voi. Ecco, avevo un secondo posto in coppa sulle gare corte, ecco, diciamo così, non sprint, corte. È come Belmondo, anche Belmondo mi pare che sia seconda in quella classifica. Esatto, in quella classifica strana lì. Sì. Però comunque Daly lo batti in quella gara che raccontava Dario a Ramsau nel 99 in rimonta. E ne passa Lì il fu. campo, vai a prendere lo stampi. Lì fu una. Allora, io sono sempre stato un atleta che si esalta con le condizioni al limite. Quando c'è freddo, in Russia ho sempre fatto super gare quando si correva a meno 30. Cioè, io in Russia mi esaltavo proprio. Sono un orso, si vede probabilmente, ve lo dicono tutti: sono un po' orso. E mi esaltavo quando c'erano queste condizioni estreme. Quella mattina lì, nella 10 km dal giorno prima, arrivai decimo. E no, aspetta, decimo, sì. E partì la rincorsa dell'impossibilità di prendere una medaglia, perché c'era davanti Milly, c'era davanti Asgard, no, Asgard era dietro, che è arrivato come un aereo, che non l'ho tenuto. C'era davanti Daly, c'era davanti queste persone qua, dove vuoi andare? Si corre per arrivare nei 5, per fare una gara mega. E ci svegliamo quella mattina, nevicava da paura. Penso che in un'ora abbia buttato giù 40 centimetri di neve, una cosa fuori dal normale. La moglie, credo sia la moglie di Franco, no? Che scrive. Sì, Franco Nord, grande. Sì. E quella gara lì me la ricordo, perché appunto durante la pista, cioè, continuavano a darmi i tempi tecnici, Sandro Vanoi, Vuerich Stefano, che era il mio skiman personale. Allora continuavano a darmi i tempi, dicevo: "Guarda che stai recuperando", e lì davanti si stanno guardando in faccia, e sembra che Daly sia in crisi. Ho detto: "Crisi, Biondelli in una 15, ma cioè, cosa dite? In una 15?" E vabbè, facciamo chilometri, chilometri, a 4 chilometri dalla fine mi dico: "Guarda che Daly ha una banana addosso da paura, cioè è cotto." Vabbè, allora ho buttato giù il gas, ero assieme a Isomezza, ero assieme ad un gruppo nutrito, eravamo in 7-8, ho detto: "Boh, ci provo, lascio la compagnia,
vado a fare, mi sono messo lampeggiante in testa, parto e via, bomba. Sì, perché, scusa, spiega un attimo, perché c'era una bufera di neve assurda, io non vedevo niente. Non si vedeva nulla, nevicava fiocchi grossi e giganteschi, chi naturalmente stava davanti era penalizzato, figurati, da quelli che erano avanti a noi c'erano praticamente sui 30 secondi e la neve si accumulava sul terreno e facevi veramente da apripista. E cos'è successo? Che misi questo lampeggiante in testa, la pala gommata davanti e decisi di provare ad andare a fare questa cosa un po' da folle, perché devo partire a 4 km dalla fine e mi andò bene perché presi proprio Biondelli sull'ultima salita che era un chilometro dalla fine e quando mi vide dietro arrivare si girò, mi ricordo ancora il suo sguardo, aveva due occhi che sembrava proprio più stupito, l'ho mai visto così cotto veramente e niente, lo superai, non ci sono stato detto neanche un secondo e poi sono arrivato al traguardo che ricordo, vedo ancora l'immagine ora, la telecamera fissa del traguardo, fino a quando sono arrivato a 30 metri dal traguardo non si vedeva nulla, ero un muro bianco, nevicava da paura e allora mi ricordo ancora Biondelli che venne lì e mi disse questa volta hai vinto tu piccolo italiano, mi disse, pensate. perché nella 50 di Nagano dell'anno prima Bubu era davanti a Deli in quella gara, perché Deli è uno che ha vinto due titoli olimpici nella 50, ma è anche uno che ha preso tante cotte nelle 50 della sua carriera, no? E in quella 50 lì, a metà gara, era dietro a Bubu. Cos'è successo? Si è trascinato dietro uno svedese, hanno fatto primo e secondo, facendo gli ultimi 20 chilometri, e Bubu si è trovato poi quinto all'arrivo, con Deli e lo svedese che erano dietro, che hanno avuto la meglio negli ultimi 20 chilometri. Sì. Era sì, lì c'era anche Pietro che stava andando come un missile che dopo cadde nelle reti di una delle discese di Nagano, che erano discese pazzesche, incredibili. Era una pista adatta a noi, perché c'erano queste salitone impressionanti, queste discese molto tecniche, noi ci esaltavamo su queste piste qua. E c'era Pietro che stava andando bene, che era anche lui, si giocava la medaglia. E tra l'altro, scusa, Pietro non veniva dall'impresa Holmenkollen? Sì, esatto, lui era... l'anno prima... l'aveva preparata in maniera maniacale quella staffetta lì, perché non corse neanche la staffetta perché eravamo Albarello, io e Silvio e Fabio Mai, dunque però se la meritava, perché proprio il Piller che lo fa la staffetta, hai capito? Cioè, ma lui quella gara lì l'ha preparata in maniera esagerata e lui cadde e io ho avuto la sfiga di Biondelli che prese Johnson, Niklas Johnson, gli si incollò sulle code e mi fecero fuori, se no la medaglia lì la prendevo, ma è andata male, anche lì e presi un quinto posto anche lì e voilà. Però la 50 mitica che tutti ricordiamo, tu meno, dei mondiali della Val di Fiemme. Lì è stata, ti dico, questa è la gara quella più, come posso dire, che mi ha fatto tanto male, però mi fa sorridere tantissimo, perché è stata una gara che l'ho dominata dal primo chilometro, sempre in testa dal primo chilometro, presi Lukas Bauer, che partiva davanti a me un minuto, l'ho preso dopo 5 chilometri, forse neanche, questo si incollò sulle mie code, c'era abbastanza caldo quella gara lì, quell'ultima gara lì, arrivavamo tutta la squadra da, non so se vi ricordate, da una defezione totale di tutta la squadra, perché c'era stata quell'epidemia che ci aveva tagliato le gambe, un'influenza che ci aveva veramente raso al suolo tutta la squadra e abbiamo preparato questa 50 finale e andai benissimo fino al 44esimo chilometro. E a un certo punto lì ho saltato un rifornimento, ricordo, e dopo quel salto di rifornimento lì, che erano al 43esimo, ho sentito la cosa che un atleta non vorrebbe mai sentire, proprio il caldo dai piedi, vedere grigio, e lì è finita proprio la benzina, mi sono spento come un lumicino, proprio sono morto in pista, sono caduto come un pero, perché naturalmente ho preso una secca, altro che Brink lì sempre in Val di Fiemme. Brink in quella gara fa podio, Brink in quella gara lì si attacca a Södergren, si fa prendere dopo 3 chilometri,
la fa tutta in scia Södergren, dandosi poi cambi nel finale, Södergren secondo e Brink terzo. Esattamente, e sì, è Lucas Bauer che ciucciava code, da Puka, che l'hai preso al quinto chilometro, esattamente, fino al trentesimo, e poi lui a un certo punto, dopo aver succhiato ruote per 25 chilometri, ti stacca. Ah sì. E io sì, pensato che quella cosa lì mi ha dato in crisi. Ah sì, quella cosa lì mi ha un po' bollito e niente, sono andato in crisi. Basti sapere che quando sono arrivato al traguardo, ricordo ancora che c'era il medico della squadra che quando mi vide arrivare, sono arrivato, naturalmente sono ruzzolato per terra e gli dissi, mi riferì che gli dissi, pensa te, adesso mi tiri sulle copertine e spegni la luce, pensa te come ero conciato in quella gara lì, cioè vuol dire che non ne avevo proprio più, ero a terra sulla neve e gli ho detto guarda, ascolta, adesso tiri sulla coperta, mi spegni la luce, proprio ero caput, zaro, finito. Mamma mia. Ma sai, poi il mondo è bello perché ci sono sliding door, ci sono collegamenti strani. Uno che in quella 50 visse una situazione analoga fu René Sommerfeld, che era partito forte come bubo e tutte e due poi avevano fatto la finale. Sommerfeld saltò anche prima. Cosa succede a Dolmen Cullen dopo praticamente un anno? Bubo fa la gara della vita in una 50, trova chi? Un Sommerfeld ingiocabile che dal primo all'ultimo metro tiene un ritmo insostenibile, primo Sommerfeld, secondo Valbuena, e mi scansò di un'attacca dietro e potevo vincermi la 50 di Dolmen Cullen. Invece lui aveva già la Coppa del Mondo in mano, perché l'aveva già stravinta la Coppa Sommerfeld, e non si accontentò, fece il cannibale e mi fece fuori e mi privò di andare a stringere la mano al re. E vabbè, insomma. Erano 50 diverse da quelle di adesso, no? Quelle lì erano 50 toste, perché erano due giri da 25. Una roba così. I due giri da 25, ricordo benissimo. La 50, che l'ho raccontata centinaia di volte, credo anche in diretta, erano dei giri, prevedo un giro che si andava fino su in fondo alla piana dell'altipiano lì di Dolmen Cullen, su dossi, cunette, naturalmente strasbordato di persone, perché c'era persone ovunque, che non ti permettere di partire nel secondo giro, perché devi essere capace di capire se sei in grado di affrontare il secondo giro, perché se per caso arrivi al 40esimo, 35esimo che non hai più le forze, i norvegesi sono talmente organizzati e intenditori di fondo che hanno il cronometro, ti cronometrano e se vedono che tu non sei all'altezza, cioè ti si mettono in mezzo alla pista, ti fermano, ti tirano da una parte e ti insaccano delle loro prelibatezze, insomma. Non vai a casa, cioè rimani lì. E questa era la bellezza del giro da 25. Questo era bellissimo, era affascinante. La gente, come vedi adesso, accampata, però su tutto il giro da 25 era una cosa da pelle d'oca, insomma. E dopo, naturalmente, quando andavi piano, ti sentivi le più brutte improperie dette dal norvegese, che possono essere paracarro, Pavarotti, mangia spaghetti e tutte queste robe qua. Sì, no, dicevano quando ti vedevano cotto, però quando vedevano che stavi davanti ai norge, allora li stavano abbastanza muti, altrimenti te ne sparavano giù. Ma quanto ti manca? Quanto ti manca quel fondo? A noi manca tanto, perché chiaramente le gare le vivevi diversamente. Sì. Da atleta e ora da addetto ai lavori, diciamo giornalista anche, dai. Mi manca tanto, ti dico, mi manca tanto proprio quella che è l'espressione dell'uscì di fondo di allora, proprio della purezza dell'uscì di fondo di allora, hai capito? Perché io credo che un po' di colpa, e qua mi aggancio forse a una questione che avete già affrontato con Chicco qualche mese fa, no? Qualche settimana fa, forse si sta rovinando anche il fondo e lo stanno rovinando anche i vertici della FIS, perché bisognerebbe un po' un attimino guardare bene quello che si sta facendo col fondo, perché non diamo la colpa solo ai tecnici atleti, sia chiaro, vero? Il fondo deve essere un attimino una cosa che debba esaltare. Hanno creato le sprint per fare spettacolo, ma adesso non bisogna cercare di creare gare assurde,
guardiamo il biathlon, è da una vita che si fanno questi format di gara, giusto? Agganciamoci al biathlon. Fanno questi format di gara in una località, fanno 5 gare in un colpo solo, è quello che dovrebbe succedere, ahimè, credo, nel fondo. Tirare le gare, calendari più corti, meno gare, e secondo me il fondo potrebbe anche crescere. Invece si inventano gare assurde, che sapete benissimo, parlo della sprint, che è una gara spettacolare, vai a fare una gara su una salita di aree, sarà mica spettacolo quello lì, vero? Io ce l'ho con quella gara lì, Ascolta, ti faccio una domanda, fare una domanda? Dimmi. Tra la sprint di ore e quella di Dresda, ecco, quale delle due prendi? Guarda, per come sono andate le cose, prendo la sprint di ore, perché lì Chicco ha fatto una buona gara, e invece a Dresda, caspita, è una gara assurda, perché quando devi fare una gara su un tracciato largo, 2,5 metri, ma dove vogliamo andare? Piatto? Dov'è lo spettacolo? Perché ci si dà 4 spallate, 4 sportellate, come dice il buon Darione? Le sportellate te le dai in uno ski cross che va di moda adesso, giusto? Ma in una gara di fondo, sprint, che devi fare spettacolo, la gara di Dresda te la boccio sopra a tutte. La gara di Dresda è da cancellare, mi dispiace per i tedeschi, perché mi sono anche simpatici, però la gara di Dresda bisogna completamente cancellarla se non si fa in maniera adeguata. Cioè con una pista larga almeno 6 metri, almeno. Si vuole larga così, perché altrimenti, e dopo viene quella di Ore, perché insomma quella di Ore è stata una gara imbarazzante dal mio punto di vista, perché dai, sarà non è fondo, come ripeto, non può essere fondo, anche se tanto spettacolo è bellissimo, ma ripeto, la gara del Cermis, la salita del Cermis, e che adesso quest'anno mi è piaciuta di più con questo inseguimento, con questa partenza, scusa, insieme, però non me ne vogliono quelli della Val di Fiemme, che sapete benissimo che la Val di Fiemme per me è la mia seconda casa, perché Val di Fiemme, per me, insomma, ho vinto dal primo titolo italiano, prima gara di Coppa del Mondo, ho vinto la marcia lunga, ho vinto tutto, mi mancava il mondiale, che caspita è andata male. La Val di Fiemme per me è sacra, però non so quando possa essere interessante ancora per tanto questo Cermis finale, ecco. Detto da te vale doppio, perché se c'è un atleta che poteva essere competitivo nella di ore, anche lì, come sul Cermis, sei proprio tu per caratteristiche, rapporto peso-potenza, tecnica e chi più ne ha più ne metta. Sì, beh, indubbiamente mi sarei trovato a mio agio, perché la salita l'ho sempre adorata e mi piaceva tantissimo. Avrei voluto provare a fare un Cermis in gara, nel senso in un tour de ski, però purtroppo l'età è avanzata, è andata, e non potevo assolutamente scalarmi gli anni della carta d'identità, e di conseguenza, però queste sono forse i mali minori del fondo, perché iniziamo a togliere i tour che sono arrivati dopo, perché adesso continuiamo a aggiungere tour con questi super punti, tantissimi punti messi in palio, non capisco quale sia la logica e la strategia e la volontà di fare spettacolo con questi tour, non so. Voglio farti una domanda un po' diversa, perché oggi ho letto una cosa che è in linea col personaggio, io e Massimiliano lo conosciamo bene, Bjorn Ferri, veramente, ha sposato una che vince i campionati del mondo di braccio di ferro, tanto come... Però ha detto questa cosa che mi ha colpito, però ripeto, in linea col personaggio. Lui dice, io dopo tanto tempo mi sono reso conto di una cosa, che la più grande gioia in vita mia è la medaglia d'oro che ho vinto alle Olimpiadi, che vale di più di avere un figlio e che vale anche di più del fatto che ho conosciuto Heidi, che è appunto quella del braccio di ferro. Perché lui dice, in fondo i figli li possono fare tutti quanti, ma vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi non è da tutti. Da outsider. Sì, anche. Sì. Tu che hai avuto la stessa esperienza sua di vincere la medaglia d'oro, ma soprattutto che in questo periodo, se mi ricordo male, anche i tuoi figli, soprattutto uno forse all'estero, no? Sì. Che è all'estero, e che quindi magari ti crea anche una certa preoccupazione, cosa ne pensi? Ma
Io sono legatissimo, sono forse più sentimentalista, si può dire questo termine, nei confronti dei miei figli. I miei figli sono le prime due medaglie in assoluto, io non le cambierei con nessun'altra delle mie medaglie. Da Alice a Manuel assolutamente sono le due più belle cose che ho avuto nella mia vita e, ripeto, non le scambierei con nessuna medaglia, sono le medaglie più brillanti in assoluto che io potessi avere, potessi pretendere. Dopo, si sa, per merito loro anche, per merito loro sono arrivate le medaglie, quelle di latta, quelle di metalli preziosi, però sicuramente sono due, come si può dire, due emozioni totalmente diverse. Anche se tutti possono avere dei figli, i tuoi sono i tuoi figli. Di conseguenza, ripeto, ancora una volta sarò ripetitivo, ma bello vincere una medaglia d'oro olimpica, anche se ti dirò che la mia medaglia più bella non è quella olimpica, è bella, bellissima, perché la metti in bacheca, là che luccica in mezzo a tutte le altre, che ce l'ho qua in fianco che mi guarda sempre. Però la mia medaglia che ho vissuto, che mi piace di più, è proprio quella di Ramsau. Quella di che ho passato via Biondelli, per me quella medaglia lì ha un significato pazzesco, hai capito? La ricordo millimetro per millimetro, mentre Torino l'abbiamo vinto con la squadra, è stato bellissimo, perché vincere una medaglia con il team, con la squadra, è la condividi con quattro compagni, con tre compagni, di conseguenza è ancora più gloriosa, cioè la vivi bene. Mentre cosa posso dirti? Quella lì di Ramsau ce l'ho lì da una parte, infatti la tengo sempre da una parte lì da sola, perché è una cosa che mi ha lasciato una soddisfazione mica da poco, perché in quelle condizioni particolari, passando via sto mostro che era praticamente imbattibile, si è preso la sua cotta, però per me ha un significato incredibile, ecco. Perché hai tolto dal podio lui, cioè dal podio è una cosa... Infatti, no, ecco, questa dopo si sa, la medaglia olimpica, ogni atleta vorrebbe arrivare alla medaglia d'oro olimpica, è bellissima ed è un traguardo che ogni atleta vorrebbe arrivare ad acciuffare, ad avere, e bisogna avere tanta fortuna, io ce l'ho avuta a fine carriera, perché naturalmente voluta alla grande, perché è stata preparata con tutto lo staff, con il mio allenatore personale Carlo Vito Scandola, da Eskimen, che allora avevo Alessandro Leso, che tra l'altro è un collega anche di lavoro, che vi racconto questo aneddoto. Gli sci che ho usato in quella staffetta lì, se li avesse provati qualunque altro atleta, non sarebbe partito con quegli sci, perché non andavano bene all'inizio, e invece dopo erano missili. Cioè sono quelle cose che dietro le quinte, capisci, non si sanno, ma dopo sono quelle cose che vengono fuori dopo, insomma. E buon, dopo Torino, vabbè, Torino è stata in Italia, avevamo da ritornare ai norvegesi, perché loro volevano venire a farci le scarpe in Italia, noi gli abbiamo fatto le scarpe a Lillehammer, loro volevano venire a farci le scarpe in Italia, e però quella mattina lì c'era qualcosa di magico, c'era una magia che girava a pragelato, ed è successo quella magia che tutti abbiamo visto, insomma. Ma infatti, quando tu avevi preso il braccio di Dario chiedendo dove fosse Antonio, ma c'è ancora i segni, Dario? No. Non era per la staffetta maschile, perché io ero uno di quelli che pensava che la poteste vincere, era per quella femminile, perché dicevo che potevate palla, e poi è arrivato il podio. Forse sì, è vero, è vero, è vero. Può essere. No, sicuro. Allora, il signore, e ti dico, c'è un po' di nebbia, non mi ricordo, ma ricordo bene. No, io volevo dire, dopo ti facciamo rispondere alla domanda che chiedeva di se Frida Carson può dar fastidio a Teresa Jauge. No, volevo leggerti un messaggio, perché non è comparso qua. Sì. Alessandro Biondini, giusto per fare un altro collegamento con il biathlon, dice: grandissimo biondo che salutiamo, esatto, il biondo, che dice: io ho avuto la fortuna di essere in squadra come tecnico quando correvi, ho potuto vederti da vicino, mi ricordo in ghiaccia a Ramsau come giravi e quanto menavi. Cosa facevamo prima? Sì, ma queste erano, allora io ero un po' e sono stato subito dopo
forse dopo Trondheim, dopo la staffetta di Trondheim, fui un po' etichettato come l'erede di Maurizio De Zolt. Perché? Perché io quando andavo in ghiacciaio, andare su e girare piano in ghiacciaio si sa, bisogna andare su e pascolare. I norvegesi vanno in ghiacciaio e pascolano, vanno via ai due all'ora. Il sottoscritto andava in ghiacciaio, forse anche con dei maestri che non erano proprio maestri, come Maurizio, che ho avuto per pochi anni, perché secondo me altrimenti mi bruciava. Comunque sia, andavo in ghiacciaio e tenevo giù il piede sull'acceleratore, perché andare a spasso sembrava tempo perso, Dario. E di conseguenza il tempo fatto in ghiacciaio io mi allenavo come se fossi stato a quote minori. E menavo. Dopo si sa, sapevo anch'io i miei limiti, perché naturalmente a un certo punto o Dario Dinca o Vanoi mi veniva lì e mi diceva: oh Ciccio, comincia a calare, perché sennò non arrivi al Pandoro, cioè a Natale, che ti cuoci prima, perché ci vuole un attimo, in un mese ti cuoci e ciao bambini. Infatti tante volte dicevo: guarda che non arrivi al panettone, vai piano. E allora mi tiravano i freni a mano ovunque, mi mettevano dietro gli aratri per fare in modo che il bubo non tenesse giù il piede sull'acceleratore. Ma era una caratteristica, però dopo naturalmente con i dovuti consigli ci arrivavo, insomma ero zuccone. C'erano meno tabelle di adesso, ripeto, ma qualche tabella c'era, cioè i programmi di allenamento c'erano e naturalmente si dovevano seguire. Si sa che privilegiavo sicuramente lo smanettare che non il pascolare, e per me il pascolare era perdere tempo, voilà. Anche per far riprendere un po' fiato a lui, adesso io gli volevo chiedere una cosa, perché ho vissuto alcuni mondiali, li ho commentati, insomma, e soprattutto quello della Val di Fiemme del 2003, e in generale lui li ha vissuti comunque in tutti i modi, anche per far capire in generale, ma veramente l'impresa che ha fatto sto giro Dorothea Wierer nel mondiale in casa è una cosa che in qualche modo grandi campioni del fondo avrebbero voluto, perché il primo mondiale ha dato qualche soddisfazione, il primo della Val di Fiemme, questo è stato un podio storico anche della staffetta, se non ricordo male, femminile o qualcosa del genere. Però i mondiali in Val di Fiemme non sono mai andati bene, purtroppo. E invece Dorothea è riuscita a fare, la squadra italiana, anche quella mista, qualcosa di grande. Ti chiedo, visto che tu comunque commenti il fondo, però è stato qualcosa di notevole da italiano, no? Cioè, pensare che uno faccia una cosa del genere in Italia è incredibile. Ma guarda, io seguo il biathlon quando vengo a Milano, lo seguo, mi piace seguirlo, perché naturalmente è uno sport affascinante, bellissimo. Ed è seguitissimo, tra l'altro, perché il biathlon è veramente un bellissimo sport. Quello che mi ha impressionato di Dorothea, e lo dico, e me lo ha ripetuto anche Jarmo, che Jarmo gli ho detto: ma cosa ha Dorothea in più delle altre? Jarmo mi ha risposto una parola sola, mi fa: Dorothea è capace di essere tanto bella e tenersi come si tiene, tanto essere forte in pista. E questo, io, guarda, devo solo complimentarmi ma non per fare ruffiano, con questa super atleta, perché veramente ha una capacità di sdrammatizzare con una risata, con una battuta, con un'unghia pitturata, la sua agitazione o la sua tensione per la gara. E questo io credo che sia unico in lei. Lei ha una capacità sicuramente formidabile di gestire il poligono, perché la gestione del poligono di quella ragazza lì, adesso io non me ne intendo, però potete dirmelo voi, quando arriva dentro fa venire la pelle d'oca, cioè si mette giù come se fosse, cioè la faccia, il viso, io guardo il viso. Si mette giù, sbatte due volte gli occhi, perché magari ce li ha un attimino nebbiati, perché sicuramente quando arrivi a bomba in un poligono ci vedi anche un po' ballare le sagome, perché io ci ho provato a tirare col fucile, ma le sagome mi andavano su e giù quando arrivavo a provare a sparare. Sbatte due volte gli occhi, ci mette dentro l'occhio in quella di Otra e fa cose eccezionali. Un atleta così, io credo che l'Italia se la sognerà, da tutti i punti di vista, perché ha tutto quanto,
e io credo che tanti atleti possono invidiare questo atleta, ma dal punto di vista proprio anche umano, perché lei, ripeto, si tiene, è bellissima, non ha una virgola sempre fuori anche quando corre. Se si vedesse su un atleta che non va, dici, ma ora sta qua, se si truccasse di meno sparasse un po' meglio, giusto? È vero, lei è capace di andare davanti allo specchio la mattina, e non è una banalità, credo, vero? Davanti allo specchio la mattina, tirarsi come se dovesse andare a un galà, ok? E poi andare in pista e far paura, fare paura, ruggisce, e questa, io l'adoro questa ragazza qua, perché è veramente incredibile, è pazzesca, guarda, non so che termine, perché sono tutti banali secondo me questi termini, sto tirando fuori perché non esiste un termine per andare a catalogare questa atleta qua, e vincere tutto quello che ha vinto a casa, in casa sua, a Terselva, davanti al suo pubblico, dove ha corso, penso che quella pista lì ci siano le sue corsie su quel tracciato lì, perché quante volte si è allenata, però la tensione a volte ti distrugge, abbiamo visto noi in Val di Fiemme la mia pista, che è stata per sempre la mia pista, non siamo mai riusciti, vabbè, la prima vittoria in Coppa l'ho fatta in Val di Fiemme, però poi null'altro, hai capito? Lei ha fatto qualcosa di straordinario, fuori dal comune. Poi avete l'attenuante, insomma. Sì, c'è stato il virus. Sì, beh, indubbiamente. Però lì siamo arrivati, mi ricordo che ero arrivato a Asiago in Val di Fiemme, in mondiali, che scoppiai nella 50, arrivai a Asiago che avevo una condizione strepitosa perché feci terzo in classico in una 10 dietro a Jevne, se non ricordo bene a chi l'altro, forse allo svedese, cioè andavo come un aereo in classico. E ho detto, adesso qua arrivo in Val di Fiemme, qualcosa viene fuori. Arrivo in Val di Fiemme, è andata come è andata, insomma. Vabbè, comunque è inutile andare a recriminare quello che è successo, e bisogna portare a casa quello che si è portato a casa. Niente, e ripeto, ancora spezzando la lancia, l'ultima proprio battuta, considerazione nei confronti del biathlon, soprattutto su Dorotea, ma sulla squadra anche, vedo, adesso non so che problemi ci possono essere, però non credo neanche più di tanti, perché avendo degli atleti così, credo che assolutamente ti possano, e anche mi sembra una ragazza che sia una trascinatrice, cioè può piacere o non piacere, però io credo che possa avere anche un seguito come ragazzi, perché come atleti, come giovani, perché il biathlon sta tirando e sta tirando di più. Ascolta, qualcuno chiedeva se a tuo modo di vedere Offer, Windisch e aggiungono anche Pittin, il combinatista, possano essere competitivi al pari dei veri fondisti di professione su chiaramente le gare skating e su distanza. Tu come la vedi questa cosa? Ma io ripeto, un atleta non, adesso sulla carta non puoi confrontarlo a priori guardando una gara di biathlon, guardando una gara di fondo. Io credo che un atleta con le caratteristiche tecniche che possa avere Windisch, che possa avere Offer, che possa avere Pittin, se lo metti sullo sci da fondo, sullo sci puro, e lo alleni a fare il fondista, cioè lo alleni, gli fai fare una specializzazione sulla gara in sé, cioè 10 km tutti in un colpo o 15 km tutti in un colpo, sono atleti che fanno risultato, anche Offer o Windisch secondo me sono atleti forti, che in un campionato italiano, se vanno a fare un campionato italiano, secondo me ti arrivano nei 5, è vero? Cioè, non vanno tanto fuori, anzi forse meglio, rischiano di salire sul podio se trovano la giornata giusta, senza allenarsi, cioè senza così en passant, passando dal biathlon al fondo, perché tecnicamente ci sono, se tu gli levi la carabina, intanto sono un chilo in meno, e vabbè, c'hanno quella postura che è impostata dalla carabina a schiena, perché naturalmente con la carabina, col fucile a schiena, la postura dello sci di fondo si trasforma un attimino, insomma, si scia un po' diversamente, e allora però credo che possono essere assolutamente competitivi, scherziamo. Tu li prenderesti in considerazione per una staffetta olimpica o dei mondiali qualora ci fosse necessità? Ma certo che sì. È difficile da gestire una situazione così. È difficile da gestire, però guardando un atleta che sta andando forte,
io le prenderei in considerazione. Avendo un po' di magra nel settore fondo, assolutamente sì. Perché no? Con le dovute cautele, le dovute prove che si possono fare, perché naturalmente i test, non è che i fondisti si cimentano in test di 15 km al colpo, insomma ci sono dei test che fai in gare minori e magari puoi vedere il livello di un atleta e quindi secondo me, guarda Max, atleti così potrebbero anche essere presi in considerazione per un eventuale appuntamento importante, però non so. Faccio un ragionamento, correggetemi se sbaglio. Checco Pellegrino ha dimostrato di poter tenere su 10 km in classico il passo dei migliori. De Fabiani ha dimostrato a sua volta in classico di essere competitivo, la maggior parte dei suoi podi arriva in gare, in classico con partenza in linea, no? Ma start, gare di questo tipo. E tu hai questi due uomini che ti puoi giocare nelle frazioni in classico, hai le frazioni a skating su cui devi trovare delle soluzioni perché a differenza dei tempi tuoi mancano quelli che possano fare la differenza. A questo punto dico io, può essere un'opzione guardare gli atleti e dire ok, Pellegrino e Fabiani in classico, offre Vindish a skating. Poi magari non vai da nessuna parte ugualmente, ci mancherebbe, ma può essere un'idea e questo punto. Ma secondo me sì, Max, può essere assolutamente un'idea, sì. È che purtroppo lo sai benissimo che non sarebbe neanche fattibile per il calendario, credo, di un'Olimpiade con le gare che sono praticamente o in concomitanza o distanti solamente anche una giornata una dall'altro. Si sa benissimo che un atleta da un giorno all'altro non è che possa recuperare la fatica, quindi non è fattibile dal punto di vista proprio del tempo temporale nello schierare un atleta, però ti ripeto, secondo me come è stato schierato, ti ripeto, al tempo i norvegesi in una 15 a Oberstdorf dell'Lars Berger a Bjørndalen, io credo che un atleta come Windisch, Hofer o Pittin vanno forte sugli sci, di conseguenza non avendo pattinatori, se loro decidessero di saltare una gara, ok, nella propria disciplina, nella, che ne so, la gara meno congeniale che di seguimento, che ne so che quindi magari vuole saltare questa gara e cimentarsi nella staffetta, perché no? Assolutamente. Io la vedo fattibile, Max, assolutamente sì, adesso come adesso. Si sa che questo non è il nostro livello, perché se dobbiamo appoggiarci a queste possibilità non siamo messi bene, perché da forti come eravamo a dover pensare che dobbiamo schierare un biatleta nella staffetta, insomma non è un gran bel pensare, perché noi dobbiamo pensare di creare, abbiamo qualche anno di tempo di cercare di creare, perché ce li abbiamo i vivai, i comitati lavorano bene, i gruppi militari cercano di dare supporto che danno, perché naturalmente è un passaggio che dai comitati arrivano i gruppi militari, che se non ci fossero loro non si andrebbe da nessuna parte, e dopo si arriva in squadra nazionale. In squadra nazionale un atleta non deve essersi sentito arrivato, è quello che succede ora, si sente arrivato e come si può dire, ok, ci si gonfia il petto non devi gonfiartelo fin quando non vinci, il petto devi tenerlo sgonfio e quando vinci inizia come si può dire, atterrare, non gonfiare il petto, perché le batoste te le prendi lo stesso, quindi la consapevolezza che sei in squadra nazionale, ma la consapevolezza che bisogna anche far vedere le capacità che uno ha per come si può dire, per meritarsi una squadra nazionale, ecco, tutto lì, perché non puoi accontentarti di vivacchiare in squadra arrivare il primo degli italiani, ci deve essere un'ambizione, un'umiltà di voler arrivare molto più in là, e naturalmente con l'apporto tecnico, ripeto, dei tecnici, che deve essere ad hoc, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Ascolta, vedo che tanti fanno delle domande su questo confronto Frida Carson, Teresa Joaug. Io sì, la voglio girare in maniera differente e ti pongo questo quesito. Secondo te, per battere Joaug ha senso emularla e cercare di diventare una piccola Joaug per caratteristiche fisiche?
Mi spiego meglio. Se guardo Özberg, Weng e le paragono le atlete che erano 3 anni fa, noto che come struttura fisica sono cambiate e probabilmente anche come modo di sciare per cercare di diventare più simili a Joaug. Ma Joaug la batti così o la batti se trovi, che so, una Skari, una Kuitunen, una russa dei tuoi tempi che più stazzate fanno la differenza in classico facendo valere le loro doti fisiche, che chiaramente sono diverse da quelle di un fenomeno, perché Joaug è un fenomeno, ma è un fenomeno con determinate dimensioni che le consentono di fare determinate cose. Tu come la vedi? Ma questo è un argomento che avevamo anche trattato in diretta, adesso non mi ricordo più in quale occasione. Io credo che Joaug sia nata così, lei è così, ha una forza interiore incredibile, ha una capacità personale, ma ha delle doti naturali da fuori classe. Di conseguenza io credo che Joaug non si possa emulare. Abbiamo l'esempio, cos'è successo a Östberg, cos'è successo? Si è fermato un anno, non si sa il motivo perché si sia fermata. Frida Karlsson è stata stoppata, stessa cosa, è stata stoppata a inizio stagione perché, attenzione, che non andiamo a proprio spremere troppo un atleta per farlo diventare quello che non può essere. Un atleta, come ripeto prima, nel caso di Sepp Chinetti, deve avere un atleta davanti e tirare fuori da quell'atleta quello che può tirare fuori. C'è una caratteristica di forza, che questo atleta esprime forza e fa i chilometri esprimendo più forza di un altro che va via più sull'agilità. Mi capisci? Non puoi inventarti un Bubo Valbuosa al barello, caspitina, cioè Bubo Valbuosa è Bubo Valbuosa, al barello è al barello. Io ero piccolo, andavo di ritmo, al barello tirava il passo. O meglio, facciamo un esempio più, ancora più chiaro. Mettiamo a confronto che può essere, ricordo su tutti, Smirnov. Lo ricordiamo, un atleta grandioso che quando era messo a confronto con anche Daly, erano due sciate completamente diverse, ma assolutamente rendevano a volte nello stesso modo. Quindi voler trasformare le atlete tutte come Joaug o fare degli allenamenti per portare le atlete a diventare come Joaug, cioè ritmo indemoniato e magari andare a sacrificare quella che è la tecnica, giusto? Perché la tecnica è importantissima. Se un atleta è capace di interpretare la tecnica e di far andare gli sci e di far scivolare gli sci, bisogna lasciarla questa tecnica. Naturalmente bisogna lavorare un po' di più su quello che può essere il ritmo, ma naturalmente questi sono tutti metodi di allenamento che si vanno a buttare dentro in un atleta. Però io credo che Joaug sia assolutamente inemulabile, se si può dire questo termine. Non puoi emulare un atleta così. Ripeto, Östberg abbiamo visto che è tornata come Heidi Weng. Secondo me non sono forti come qualche anno fa. Loro hanno voluto dimagrire tantissimo, sono diventate molto magre, qualcuna si è fermata. Frida Karlsson secondo me gli è andato uno stop addirittura a inizio stagione. Adesso Frida Karlsson l'abbiamo vista competitiva ai mondiali di Seefeld, che andava come un missile, che avete visto cosa ha combinato, perché gli ha fatto le scarpe voleva fargli le scarpe a Joaug, e però si è dovuta arenare, si è dovuta fermare un attimo. Si doveva fermare un attimo perché secondo me stava tirando un po' troppo la corda del voler forse raggiungere un peso tanto minore per poter magari incrementare il ritmo, che però il ritmo si sa benissimo, se ce l'hai ce l'hai, altrimenti non puoi inventartelo. E quindi, ripeto, l'emulazione di un atleta come Joaug credo che sia praticamente impossibile. E una caratteristica di un atleta deve mantenersi tale a come è nata. Sì, ecco, forse tra quelle del passato è Stefania quella che ricorda di più Joaug. Sì. Sarebbe stato bello vederne, ecco, il Cermis, che io non amo, l'avrei voluto vedere con Belmondo e Joaug che partono insieme e forse arrivano, perché secondo me si sarebbero date tante di quelle gomitate che non sono finite. Io credo che sarebbe uno spettacolo, nello spettacolo, vedere quelle due ragazze lì combattere, perché hanno caratteristiche veramente praticamente uguali,
che amano la salita, più la strada si inerpica, più vanno forte. Io credo che sarebbe stato veramente un confronto d'altri tempi, veramente incredibile. Ma mi viene da chiederti, perché oggi ho messo quel video breve che ho trovato, che Joao che fa praticamente le scale del trampolino di Holmenkollen come se fosse il pianerottolo. È come se facesse i balzi. Cioè, balzi. Ma Stefania ha mai fatto i gradini, o voi avete mai fatto i gradini del trampolino di Predazzo? No, di trampolino di Predazzo no, ma sappi che io, e che ancora adesso il buon Vito Scandola, e riprendo questo nome perché per me è veramente stato un mentore, lo è tuttora, il buon Vito, qui vicino proprio a casa mia dove abito adesso, c'è una scalinata che porta su in un bosco. Tu non sai quante volte il Vito ci ha fatto fare le scale a balzi. Come Zeman. Io quelle scale lì, quando ancora le faccio adesso, le maledisco, penso che abbiano ancora lo stondamento, si sono arrotondate a continuare a farle, quella scalinata in pietra della Lessinia, che è una pietra caratteristica della Lessinia, e ancora tuttora adesso il Vito, tutti gli anni, non so se una o addirittura due volte alla settimana, faccia fare rafforzamento di balzi su per questa scalinata a tutti i ragazzi dello Sci Club. Mi capisci che, cioè, non è una cosa inventata da Yuau, questa qua è una cosa che rende probabilmente, perché l'ho provata anch'io, e queste scalinate, credimi, ti cuociono. Quello che impressiona, e se volete andate a vedere il video, appunto, l'ho messo anche sul gruppo di Sci Nordico, quello che impressiona è la ripidità del certi punti dove passa il trampolino, no? La ripidità pazzesca, ma il balzo di salita che fai nel prato, capito, può essere paragonato a questa pendenza dello scalino. Si sa che lo scalino è un scalino netto e devi proprio balzare e andare su, il prato è più regolare, però comunque sono allenamenti incredibili. Vedi, anche Joao, non è che adesso io la butto lì, secondo me è una ragazza che si massacra di allenamento, perché non è mai contenta, nonostante che sia assolutamente, a mio avviso, imbattibile adesso come adesso, però veramente da fondo a tutto, sempre a quella che è la sua forza e la sua volontà di allenarsi, e di non essere mai arrivata, piange ancora in certe situazioni, mi ha commosso ad ore quando ho vinto la gara, che sì, è stata una gara del cavolo, ripeto, però una ragazza che vince, che non avrebbe mai vinta una sprint se non fosse stata così, però si commuove ancora, cioè, mi capite, una ragazza veramente che è una Dorothea Wierer del biathlon, insomma, del fondo. La cosa folle è quella che fa pochi giorni prima, quando nella gara su lunga distanza che arrivava a Trondheim, quella in mezzo al paesaggio, cioè viene raggiunta in discesa da Rosberg e per 2 chilometri la tiene lì a 5 secondi, non riesce ad avvicinarsi e chiudere buco. Cioè, lì devi avere degli attributi enormi per rispondere così, dopo che hai il vantaggio. È stato incredibile, perché ma noi tutti quanti eravamo convinti che la ciuffasse, perché Ostebe è arrivata dentro come un aereo, ho detto ma la prende, ma sicuro la prende. L'ha tenuta lì a 5 metri per 2 chilometri. Cioè, sì, così vuol dire. Cioè, incredibile. E lì rilanciava dove poteva, che tra l'altro il finale non era favorevole a lei, perché era molto piano, questi dossetti che ne valeva di più la potenza. Forse la potenza di una volta di Ostberg l'avrebbe buttata a terra, cioè l'avrebbe passata. Ostberg di adesso ha fatto fatica, quando è arrivata lì non ha avuto la forza, ma anche perché aveva davanti veramente un metronomo che calcolava i centimetri, ha calcolato i centimetri con una freddezza imbarazzante, proprio incredibile, per portare a casa la vittoria in quella gara lunga lì. Credo che non abbia bisogno di nessun'altra presentazione, perché lei è la più grande di tutti i tempi, perché veramente, e vincerà ancora sicuramente. Bjørgen è forse ancora, è ancora avanti, sì, è ancora avanti. Però lei ha vinto tanto a livello di medaglie olimpiche, è stata ovviamente fermata dalla squalifica Joao. Ma per dare un po' di, come dire, riposo a Bubo, Massimiano, siccome qualcuno chiedeva prima, faceva dei riferimenti anche ai combinatisti, se vuoi, visto che ne parlavamo nella promozione di questa puntata, perché ci sono state invece le squadre, sono state annunciate le squadre di combinata e salto, se vuoi dire tu qualcosa
il tuo parere. Comunque è interessante per chi ci segue sapere cosa ne pensi. Ma sì, io ho seguito da vicino la genesi di queste squadre, ma credo che l'allenatore ingaggiato per seguire combinatisti sia bravo. Adesso non è stato presente, cioè viene spacciato come l'ex allenatore della Polonia. Sì, è vero, ha lavorato con la Polonia, ma non nella passata stagione, fino a quella ancora prima. Però sai, spacciare un allenatore di combinata valido come ex tecnico della Polonia, secondo me, non è che serva granché a rendere l'idea. Allora vi devo spiegare un attimino chi è questo Danny Winkelmann. È un allenatore che aveva da Baden-Württemberg e ha contribuito alla formazione di quei combinatisti alla Fabian Riesle, per esempio, Manuel Faist, questi ragazzi che poi in Coppa del Mondo hanno ottenuto buoni risultati con percorsi diversi. Quindi sicuramente è un tecnico che può fare bene, non ha mai avuto grandissime possibilità a livello di squadre nazionali, adesso che la chance è arrivata. Io penso che un ragazzo come Alessandro Pittin abbia tanto in comune con Fabian Riesle, e lavorando con Winkelmann per me si può tirare fuori qualcosa di buono, dopodiché vedremo quali saranno i risultati. Pur salto è stato ingaggiato Andreas Felder, che fino alla passata stagione gestiva la squadra maschile austriaca, quindi squadra che ha vinto la Coppa del Mondo con Stefan Kraft e la classifica nazioni. Lui ha fatto questa scelta di vita perché chiaramente gestire la squadra austriaca in prima persona comporta tante pressioni, ha voluto un incarico leggermente diverso. Diciamo che Felder non è proprio un allenatore di campo, quindi non è quello che passa la giornata al trampolino insieme all'atleta. È un ex campione di salto e uno che ci prova anche con la combinata nordica. E Felder è uno di quelli che si sveglia la mattina dicendo: vado, li stacco nel salto e non mi prendono nel fondo. Gareggiò, mi pare, a Falun, vinse la prova di salto, lo stanno ancora cercando per la pista nel fondo perché lo trovarono tutti, no? Però è uno che può portare in Italia che cosa? Del know-how. L'Italia ha tanti ex saltatori che hanno smesso da poco e hanno intrapreso la carriera di tecnici. Chiaramente c'è bisogno di formare questi ragazzi che hanno volontà, tempo, ci credono da matti, però serve qualcuno che li possa ben indirizzare. Questo non vuol dire che tutto quello che c'era in Italia prima non andasse bene, però qui prendi Felder, che è una persona dal grande nome. Felder è una leggenda per il salto austriaco, cioè come se l'Austria prendesse Valbusa per allenare i suoi fondisti, no? Però Valbusa andrebbe lì non a fare lavoro di campo, ma più gestionale, no? Più di formazione. Può essere una strategia. Ecco, io apprezzo il coraggio e l'impegno che è stato messo dalla direzione agonistica italiana nel cercare di creare questo gruppo. Dopodiché, così come è apparso sul sito Fisi, non sarà, perché mancano alcuni tecnici in posizione chiave e mi aspetto che vengano gradualmente aggiunti. Per esempio, non ho capito bene chi allenerà i combinatisti giovani, quindi il gruppo junior del salto. Probabilmente verranno aggiunti dei nomi, strada facendo. Però ripeto, credo che la volontà di quelli che ci hanno messo la testa, quindi Rigoni, Pertile e compagnia, vada lodata. Dopodiché per l'Italia essere competitiva in questi sport contro le superpotenze che si chiamano Norvegia, Germania, Austria, Giappone, è veramente complicato. Se poi parliamo di salto ce ne sono ancora tante altre superpotenze. Per cui vedremo, ecco, sono sport in cui parti sulla difensiva sperando di aggiungere quel quid in più che ti possa consentire di portare a casa i podi quando conterà. Adesso aspetto di vedere lo sci di fondo, ecco, perché speriamo che si andrà avanti con quello che c'era lo scorso anno. Questo è. Ma tutti stiamo aspettando questo staff tecnico, questa squadra che naturalmente deve essere data, deve essere ufficializzata, e nessuno sa ancora nulla. Io spero che ci siano stati sicuramente dei cambiamenti, perché per migliorare, cambiamenti più che cambiamenti, magari anche delle iniezioni, buttare dentro magari dell'altra, delle novità, delle persone, perché non voglio togliere nessuno, perché io credo che tutte le persone che forse erano presenti erano in grado, ma una ventata d'aria nuova ci vuole, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ci vuole qualcosa di nuovo per ripartire, per creare qualcosa di importante, perché ricordiamo che siamo vicinissimi a
veramente vicinissimi alle Olimpiadi di Pechino e altrettanto naturalmente a quelle 2026. Quindi, ragazzi miei, io spero che ci sia un qualcosa di nuovo e che si, e che si riparta veramente con... Speriamo. Nell'ultima parte vorrei parlare con voi di FIS, anche perché Bubu ha vissuto direttamente l'esperienza di alcune gare che arriveranno. Per esempio, questa famosa staffetta mista, Bubu l'ha fatta insieme a sua sorella Paruzzi e Pilar Kotler, direi, a Cusamo, giusto? Mi pare Cusamo. Ce ne sono state quattro nella storia. Però, quando le disputava lui, secondo me avevano un senso. Perché? Perché la donna percorreva 5 chilometri e l'uomo 10. Ai tempi mi pare che ci fossero le frazioni alternate. Donna-uomo, donna-uomo. Adesso la FIS che cosa vuole fare? Vuole avere questa staffetta mista perché è obbligata. Perché nel 2026 lo sci di fondo, come tutte le altre discipline delle Olimpiadi invernali, eccezione fatta per l'hockey, per motivi che non vi devo spiegare, dovrà avere la prova mista, no? Perché questo è quello che si chiede, la prova mista. Non è che sia difficile da fare lo sci di fondo, attenzione. Ma secondo me la FIS si sta complicando la vita. Perché è stato fatto un ragionamento corretto, quello di dire parte la donna, uomo, uomo, chiude donna. Per me questo ha un senso. Però cos'è che non ha senso? Che gli uomini percorrono 5 chilometri. Perché se mi fai fare 5 chilometri all'uomo, è chiaro che la staffetta me la vince la donna. Chi ha le donne forti fa la differenza, chi ha gli uomini forti e le donne meno competitive s'attacca. Quindi io non capisco perché anche quando si deve, ma non inventare, mettere in piedi un format che possa avere interesse, equilibrio e rendere competitivi più paesi, non si capisca la situazione e si decida di far percorrere a uomini e donne 5 chilometri. Ma perché? Ma aiutami tu a capire, perché io non ci riesco. Non c'è logica perché l'hai detto ben tu, Max. Una donna in 5 km ti fa la differenza, il maschio in 5 km non fa la differenza, e di conseguenza sicuramente chi ha le donne forti vincono la staffetta. Ed è assurdo, veramente la FIS, ma si sta complicando non da ora ma da tempo la vita, perché al tempo ancora di questa gara che io assolutamente non riesco a digerire, che ce l'ho qua, questa PURS, questo così chiamato, non mi viene neanche il nome, guarda, pensa a te che non mi viene. Double Pursuit, che è diventato schia, quella roba lì. Double Pursuit. Dario, ma dove siamo arrivati? Il pit stop, fai lavorare gli skimen giorno e notte per preparare. Cioè, ma ti rendi conto? Quando fai una gara... Una volta c'era il problema addirittura che le scarpe erano diverse, diciamo, c'era il problema che le scarpe... Adesso hanno fatto scarpe combi, vabbè, queste scarpe che vanno bene sia in una tecnica sia nell'altra, però vai, credimi, non è lo stesso sciare, credimi. E, però fai fare il doppio lavoro agli skimen, già preparare un paio di sci e trovare un paio di sci, cioè che sia un paio di sci che vada, non è semplice. Pensa che devi trovarlo anche per la tecnica classica o skating che sia. Cioè, ma ci siamo complicati veramente la vita per niente. Quanto era bello l'inseguimento fatto come fanno nel biathlon, io ripeto, da quanto tempo è? Teniamo ste gare, teniamo ste sprint senza inventarci quella che va su per le montagne a pendenze impossibili. Signori miei, veramente ci stiamo complicando la vita per nulla, e dopo mi fanno delle gare in pianura con un livello, come dice Max, meno un milione, cioè... La FIS deve ragionarsi su queste cose qua, perché non sono dei burattini e delle persone da buttare là e giocatevela. Ha un senso fare queste cose qua o non ha un senso? Però ci sono delle persone che ci pensano a fare queste cose qua, perché insomma Vega Rulvan e vari, cioè sono persone che hanno corso in campo mondiale, sono delle persone stimate, ma si perdono, secondo me, veramente in un bicchiere d'acqua a volte. E tirar fuori quelle soluzioni qua in una staffetta simile, cioè, ok, sono obbligati a farla, ma così non sta in piedi, è assurda, insomma, è veramente assurda, perché già si dovrebbe andare a ritoccare quello che è l'argomento che avete tirato fuori con Pellegrino, quelli che sono i numeri delle gare, anche se in verità
bisogna dire che anche quando correvamo noi, tante gare erano sdobbate, chi preferiva magari saltare l'Estonia, chi preferiva saltare la Russia, chi, perché vi ricordate che c'erano tanti atleti, e qui secondo me il problema non sta neanche più, non ci sta neanche più di tanto, il problema è che continuano ad aggiungere gare assurde. A gara sud per fare cosa? Spettacolo. Lo spettacolo, fallo con le gare che fanno spettacolo, cioè le sprint. Il fondo bisogna lasciarlo fondo. Punto. La mia opinione è questa, che chiaramente ormai i calendari li hanno già impostati, hanno già preso degli accordi con delle stazioni sciistiche, delle località che non si possono muovere, hanno già deciso che gli Alivare potrebbe essere, come era per lo sci, la Tuille, che è la prima sostituta se qualche posto non può organizzare gare Coppa del Mondo. Io invece credo che questa situazione particolare del coronavirus debba quantomeno far provare, poi non so se queste persone tutte saranno riconfermate perché ci sono le elezioni, ci sono dei cambiamenti possibili in atto, però comunque è l'occasione per provare un fondo alternativo, cioè proviamo a immaginare un calendario, una strutturazione, le gare, come dicevi tu, senza andare a insistere sui format che non funzionano, gli ski tour, proviamo a disegnare un calendario alternativo, no? E magari non per questa stagione che viene, ma per quella dopo, andiamo verso un cambiamento. Cambiare sempre è sbagliato, però cambiare una direzione che comunque per la maggiore interessa, non credo che sia sbagliato, Massimiliano, non lo so. No, ma per me è talmente semplice da stupirmi la situazione, ma giustamente vengono citati dei grandi campioni come Ulvang, no? Ok, grandissimi campioni sugli sci, dirigenti da insufficienza. Ignere, non un grandissimo campione sugli sci, andatevi a vedere i risultati, 90, 95, 110. Secondo me come dirigente siamo più o meno sul medesimo livello. Capo per me è la rosina del fondo. E non voglio dirlo, visto che qualcuno le cose le dovrà dire. Certo. Non esiste che una disciplina abbia delle gare di Coppa del Mondo che non sono quelle dei mondiali e delle Olimpiadi. Io in Coppa del Mondo devo affrontare i format di gara che avrò ai mondiali e alle Olimpiadi, non per le cose per il gusto di Mignere, Kappel e Urban. A me di questi tre non me ne frega un cazzo, ma non lo devo dire io, lo devono dire i fondisti che si incazzano, perché non li caga più nessuno. Queste riunioni che fanno senza arrivare a niente sono assolutamente inutili. Non c'è un leader di dentro che dica ci fermiamo e si fa sciopero, perché così non siamo più credibili. Vuoi fare un calendario serio? Benissimo, individui 10 o 12 località. Queste 10 o 12 località ospitano 3 gare a settimana, una sprint, una gara con partenza a intervalli, una volta skating, una volta in alternato, un inseguimento con l'altra tecnica. Perfetto. Così per tutte le tappe, in due tappe a tua scelta, non c'è la gara con partenza a intervalli, con l'inseguimento dopo c'è una 50, in modo che tu nella stagione avrai una 50 a skating e una 50 in classico. Hai fatto il calendario, è semplicissimo. Quando fai la 50 ti inventi di mettere una volta la staffetta con format olimpico 4x10, 4x5, e una volta ci metti quella porcheria della team sprint che andrebbe pulita, così le dicono tutte, no? Bene, perché qualcuno le cose le deve dire, le dico io come ai tempi in cui lui si arrabbiava, perché io spesso e volentieri dicevo le cose per quello che erano, no? Io non ho problemi, voglio dire, non è che mi posso confrontare dal punto di vista intellettuale con questi tre, no? Cioè, io avrò un QI che arriverà a 80, questi qui non lo so a quanto possono arrivare i tre, no? Al di là delle lauree, i numeri, no? Se vengono a sfidarmi sui numeri, soprattutto uno dei tre, mi faccio una risata, no? Come me la faccio adesso. Quindi, siccome è talmente facile, io non capisco come non ci si possa arrivare. Evidentemente ci sono degli interessi contrastanti, contrapposti, ma sono gli atleti che devono dire basta, a noi questa roba non interessa più. Dopodiché ti inventi la Coppa Sprint, la Coppa Distance, la Coppa Tecnica Libera, la Coppa Tecnica Classica, ok? Crei interesse attorno alla vero. Vai avanti così per 2 anni, vediamo se funziona, no? Quindi, che ne so, Cusamo, sprint in classico, 15 km tecnica libera, 20 km inseguimento tecnica classica. Settimana dopo, Lillehammer, sprint skating,
15 km con partenza intervalli, tecnica classica, inseguimento, tecnica libera, 20 km. E vai avanti così. È tanto difficile? Non piacerebbe? Secondo me piacerebbe alla gente perché, numero uno, c'è fidelizzazione. Tu sai che cosa può succedere in una gara, ti aspetti determinati risultati, la riesci a leggere bene, ti appassioni a una cosa che conosci. No? Ti puoi appassionare a una roba di 40 km che si muove da in un giro di 5 km con la gente che sta insieme per 39 km per arrivare alla volata finale? Non lo so, ditemi voi. A me non piace questa roba qui. Ok? Ne fai due all'anno di 50 km perché è formato olimpico. Alle Olimpiadi che cosa fai? Metti una sprint in classico, metti una sprint a tecnica libera, togli la team sprint che non serve a niente, fai una gara di 15 km con partenza intervalli, l'inseguimento la 50, resta la staffetta tradizionale più la staffetta mista, però ragionandoci bene su come debba essere creato il format. Ripeto, secondo me, donna 5 km, uomo 10, donna 5 a chiudere. Hai fatto il format, è tanto difficile, ditemi voi. Cioè, perché questi non ci arrivano? Perché le federazioni non si fanno sentire? Perché l'Italia non ha nessuno che si sveglia, va lì e dice a noi questo fondo non piace? Perché è questo che si deve fare. E arrivo al punto. Secondo me, gli ex atleti non sono adeguati a questi ruoli di dirigenza. Possono essere adatti quegli atleti che intraprendono un percorso di studi che li forma, che consente loro di conoscere il mondo, dopodiché possono essere dirigenti. A me l'atleta che il giorno dopo diventa dirigente dà fastidio, perché non è in grado di fare il dirigente. E io voglio dire che l'Italia e altri paesi non sono rappresentati nelle sedi che contano come dovrebbero essere rappresentati, perché il fondo come adesso non può essere accettato. Dopodiché, se voi tre mi dite, se voi due mi dite, deve essere così perché almeno c'è la scalata del Cernis, la Val di Fiemme è contenta, l'altra parte pure, vi dico, va bene, non me ne frega niente, non lo seguo neanche più, che tanto sto ben uguale, saluti e baci, vedremo dove sarete nel 2026, probabilmente dopo il freestyle, specialità Arias, no? Che guardano i quattro, di due paesi, Bielorussia e Cina, fate un po' voi, no? Cioè, però qui, il sentimento deve arrivare dagli atleti. Poi, se gli scandinavi va bene così, tutto il mondo si coalizza contro gli scandinavi. Cioè, non è che tutto ruota attorno a Svezia e Norvegia. A me cosa me ne frega di Svezia e Norvegia? No? Sì, sì, io sottoscrivo. Io. No, no. Non deve essere una strategia. Cioè, lì ci si deve spiegare. Poi, qualcuno può dire, Ambesi, sei lì, sei seduto sul divano, parli, ma io vengo a parlarvi anche in faccia, io non è che ho problemi. Cioè, voglio dire, se devo avere paura di Ulvan, Capolo e Migneré, tanto vale che mi nascondo e non faccio niente nella vita, no? Cioè, non è che sto parlando di gente che ha inventato il vaccino per il Covid o cose di questo genere. Sto parlando di un ex atleta, due presunti ex atleti che sono lì a rovinare l'uscita di fondo. Perché questa è la situazione. Visto che nessuno lo dice, lo dico così per quello che è. Ai vari pennivendoli che gestiscono i vari siti su internet, eccetera, di fondo, dico di copiare tutto quello che ho detto, riportare Ambesi, Dixit, no? Così almeno hanno qualcosa su cui scrivere nei prossimi giorni, no? Credo di essere stato chiaro. D'accordo, guarda, infatti, questa è la morale finale che ci voleva, nel senso che in 3 minuti e mezzo ha fatto praticamente la sintesi di quello che sta ammazzando il fondo, è proprio così, perché assolutamente è la verità fa male. Io credo che ognuno delle persone che sono state interessate da questo, dalle parole che ha detto Max, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Purtroppo tanti non ci sentiranno perché naturalmente sono lassù a tirare i fili del fondo mondiale, però come ha detto Max devono essere i nostri che devono andare a battere i pugni. Li abbiamo che i nostri dirigenti. Ma chi sono? Ma chi li ha mai visti? Ma chi sono questi qui? Ci sono, e danno un compito. E danno un compito di farlo e devono farlo, hai capito? Ma probabilmente hanno troppo casino adesso per gestire. Guardate, non sono neanche riusciti a fare una squadra ancora. Non lo sappiamo ancora. Allora, dove siamo? Non riusciamo neanche a formare una squadra a casa nostra e vogliamo andare a battere i pugni dove serve. Scusate, ma non va bene. Comunque sia, sì, il fondo sta precipitando per colpa sicuramente delle persone incompetenti che lo sta guidando. Ripeto, quando sono nate queste gare sembravano che fossero nati, parliamo della team sprint, a questo double pursuit, eccetera, eccetera.
ma dove siamo? Dove siamo arrivati? No, cioè, poi... quelle le gare, cioè aggiungiamo la sprint con una gara bellissima. Le gare sprint, classico skating, punto, basta, stop. Perché devi andare a inventarti il team sprint? Cioè, signori miei, per dire, ma e dopo la frittata è stata fatta appunto con questo osceno double pursuit, che è una gara assurda, una gara assurda. Quando si vuole magari per andare a spettacolarizzare la cosa, fare la differenziazione delle coppe, quello sì, coppa classico e coppa skating, lì crea interesse. Perché non ci pensano a fare queste cose? Non si riesce a capire. Io personalmente mi sento dire questo, che hanno fatto e sono stati fatti diversi tentativi, diciamo anche tanti, sulle formule, sul tipo di gara, su ski tour, queste cose qua. Io penso che sia arrivato il momento di less is more. Cioè, torniamo un po' indietro, facciamo un po' meno, facciamolo bene e vediamo cosa succede. Perché se no si è andati troppo in là con i tentativi. Adesso bisogna tornare in qua e vedere come va. No, forse troppo tardi anche, purtroppo, perché hai visto cos'è successo comunque. Oh. Vabbè, dopo per forza si incavolano gli atleti, però anche gli atleti è un po' di incavolarsi, perché stanno accettando questa condizione. Come dice Max, dovrebbero essere i primi gli atleti a battere i pugni e dire: ragazzi miei, ma non siamo mica delle marionette da buttare sul palco quando volete e come volete voi. Purtroppo... No, ma poi dico, sono arrivati tanti messaggi che confermano il fatto che gli appassionati sono tanti, perché ci stanno seguendo in diversi fin dall'inizio, e che comunque la visione è quella, cioè saremmo mica tutti quanti sbagliati, voglio dire, cioè non si pretende di fare troppe cose, ma quelle due o tre che si possono fare per modificarlo, anche perché gli appassionati, come dicevi tu anche all'inizio, e lo stiamo dicendo da più di due ore, in Italia sono tanti. Lo guardavano prima, lo guarderebbero ancora così tanti se ci fossero le condizioni per farlo. Ovviamente ci vorrebbe anche una varietà maggiore sicuramente dei paesi che possono essere in lotta, però questa è una cosa che può arrivare o cambiare successivamente. Intanto andiamo a sistemare le cose per quanto riguarda il calendario, no? Ma sì, ma poi è talmente semplice, no? Parti già tra Finlandia e Norvegia, aggiungi la Svezia, ti giochi tre tappe così tra novembre e dicembre, trovi una quarta tappa e la prima parte di Coppa del Mondo è quella. A gennaio scendi sull'arco alpino, tra Val di Fiemme, Oberstdorf, la tappa svizzera che può essere Davos o Lenzerheide, puoi alternare Planitza e la Clujat, no, una volta c'era la Slovenia, una volta la Francia, hai fatto altre quattro tappe. Con le prime quattro che hai fatto 6-8, a fine stagione, se vuoi, ritorni qua Norvegia, Svezia e Finlandia, fai Lahti, Oslo, Botti, inventi una località in Svezia, ce ne sono tante che vorrebbero entrare nel calendario, hai fatto 11 tappe, aggiungi la finale che è la dodicesima, che fai dove vuoi, puoi andare in Nord America, in Russia, in Repubblica Ceca, chi più ne ha più ne metta, hai fatto un calendario equilibrato, avrai 6 sprint in classico, 6 a tecnica libera. No, meglio di così che cosa puoi fare? E poi una cosa, voglio dire, basta su una cosa, facciamo tornare gli sport nordici, biathlon soprattutto, ma anche fondo in Russia, basta, sta roba del doping ha rotto, basta, perché è una risorsa per soprattutto la situazione che stiamo vivendo, deve tornare il fondo e il biathlon in Russia, punto. Sono d'accordissimo, assolutamente. Perché non possono mancare, quella nazione lì non può mancare dal calendario di Coppa, perché sono veramente... Nel biathlon stanno discutendo, nel biathlon stanno già iniziando a discutere. No, ti interrompo un attimo, sì, ma con dei distinguo, cioè a livello di biathlon ci sono state organizzazioni di un certo tipo. Sul fondo, in passato, in Russia se ne sono viste di tutti i colori, per cui... Sì, sì. Standard adeguati per ospitare la Coppa del Mondo... Ben venga la Russia, ci mancherebbe altro. Se questi standard mancano, no. Ovvio. Il ghiaccio tritato e altre operazioni di questo tipo, no? Sì, però in Siberia, Siberia si va sul sicuro, dai. Sì, si va sul sicuro, ma devi avere le strutture. Cioè, allora, per ospitare le gare di Coppa del Mondo serve un certo tipo di logistica, servono un certo tipo di infrastrutture. La Russia, da questo punto di vista, si sta attrezzando, ma ha qualche problema.
soprattutto nella selezione delle località. Cioè, per esempio, tutto il patrimonio di Sochi, se patrimonio lo possiamo definire, è andato quasi perduto, no? Poco è rimasto. Ci sono altre località, però ci sono conflitti interni nello stabilire quale debba ospitare cosa. Ecco, se la Russia si presenta con un programma serio, dicendo Biathlon Kanty-Mazinsk, fondo non so dove, Chumil no perché è piatto, ma si troverà un posto adeguato. Una volta si andava a Kavgolovo, no? Ce ne sono state mille di località, però devono essere all'altezza, perché se no si fa un passo indietro. Quindi è giusto che la Russia torni nei calendari. Non è neanche discussione, ma con degli standard di un certo tipo, quali si chiedono a un paese che parte in tutte le gare per vincere, no? Questo è la condizione qua non, secondo me. Sì, sì, beh, ma basta una località, Max, perché se torniamo a fare un calendario, come discutevi, si discuteva prima, di 10 località, non di girare il mondo, di girare 6 località solo o 5 località in un tour de ski, è un'assurdità. In un tour de ski fai girare gli atleti in 5 località diverse, ma dove era nato così il tour de ski, vero? Cioè, è assurdo, ammazzi gli atleti per fare un tour de ski, per girare 6 località diverse. Nove Miesto, Oberhof, Oberstdorf, Svizzera, Italia, c'è una roba. Sì, sì, sì. Si è attraversata l'Europa. Per emulare la tournée dei quattro trampolini, che però ha una storia di 50 anni e più e si fonda su determinati canoni. Non è quel momento della stagione in cui tu devi andare a capitalizzare, no? Parti dopo con qualcosa di diverso, ma non devi neanche avere qualcosa di diverso. Quando hai le tappe, la gente si appassiona ugualmente. Non è neanche in discussione questo, però se non si capisce penso che sia io a vedere un altro mondo e sia io a essere torto, che ti devo dire, alla fine mi dispiace perché tutti noi siamo cresciuti guardando il fondo, guardando Alvarello, De Zolte, poi sei arrivato tu e sono arrivati tutti gli altri, no? Il biathlon nella crescita un po' di tutti arriva dopo. Adesso purtroppo la gente vede prima il biathlon perché il fondo e i giorni nostri è semplicemente impresentabile. Quello che dico io è cambiamo i vertici di questa federazione, se dobbiamo cambiare anche i referenti italiani cambiamoli, mandiamo della gente che si faccia sentire e le cose cambieranno. Per esempio, se io ero a Dresda quando il francese, chi era, Jouve, traccia Pellegrino, ed è l'ennesima chiamiamola ingiustizia, chiamiamolo danneggiamento e danni di Pellegrino, io vado a riunione degli allenatori e da lì non si esce più, da lì non saremmo ancora lì di mettere il muro. È successo, non lo voglio sapere, però queste cose vanno gestite. C'era Vanoi avrebbe fatto la stessa cosa. No beh, se c'era Vanoi lì veniva fuori un bordello, nel senso che assolutamente non ci sta, perché lì era chiaro, hai danneggiato un atleta che può rimetterci, ma non la gara, la Coppa del Mondo. Okay? Ci rimetti la Coppa del Mondo, perché se te la giochi per punti e non ci sta. Se devi fare una gara così, vabbè, ma l'abbiamo già discussa a Dresda, perché però ci vuole persone che vanno a battere i pugni. E che se, io ricordo un fatto una volta che per un taglio di un prisma a Lahti, di un prisma, adesso non ricordo se era Godi o Zumai, che aveva di uno svedese in staffetta, perché aveva tagliato con uno sci un prisma all'interno, ha fatto squalificare la staffetta. Cioè, se ci sono delle regole, hai capito? Ma perché Sandro era così, rompeva le balle perché? Però le rompeva, lo sai benissimo, però le rompeva perché? Perché se c'erano delle cose che bisognava tenersi, punto, chiuso. E mancano, quei personaggi lì, mancano, anche da noi, alla grande che mancano, se no va tutto bene. E voilà, è una bella 50 cronometro ancora come... Io la farei anche, però ci hanno provato gli svedesi a raccogliere le firme, ma è andata male. Sì, per me puoi fare una 50 cronometro e fai un'altra con partenza in linea. La 50 cronometro è un'altra gara, è un'altra roba, è uno sport, è bellissima. Però mi dicono che non faccia Odi. No, ma poi scusa, Ambesi, adesso con il Covid devi per forza fare la 50 a partenza agli intervalli. Per forza. Sì, dopo è assurdo. È assurda anche la questione che si discuteva prima. Tu mi presenti una 50 a un campionato del mondo, ma fino al campionato del mondo non mi fai neanche una 50
in coppa e me la fai la settimana dopo dell'appuntamento mondiale, perché Oslo è immancabile e arriva la settimana dopo il mondiale o l'Olimpiade che sia. È sempre stato così. Ma stiamo scherzando allora? E mi metti dentro quelle gare da stadio, voglio dire, io, hai capito? Quelle gare che non contano nulla, una double pull sui 30 km che non è spettacolo, perché come dici te, vai via per 28 km a spasso, col cambio sci compreso, e dopo te la giochi nell'ultima sgasata. Dai, voilà. Comunque, più o meno abbiamo fatto una 50 km, no? Quanto ci vuole fare a 50 km? L'abbiamo sforata, era grande. 2,19 è la distanza massima che si può fare nello sci di fondo. Direi che insomma siamo stati bravi, no? Siamo stati bravi, dai, abbiamo tenuto. Io ho bevuto, voi niente, siete proprio dei... No, beh, anch'io mi sono un po'... Io devo dormire, quindi devo fare una 50 così. Va bene, dai. Fulvio. Ecco. È stato un piacere enorme, guarda. No, per me è grandissimo, perché vabbè, ci si vede negli studi e si chiacchiera del più del meno, ci si incazza tante volte perché naturalmente si discute, però 2 ore così belle, belle toste sono state divertenti e vi ringrazio, perché naturalmente si è parlato di una materia che piace a tutti quanti noi e se la commentiamo è perché siamo innamorati di questa materia, ecco. E se abbiamo detto qualcosa che non è stata gradita, io credo che può starci o no, magari anche qualche... Qualcuno si arrabbierà, vabbè, però vabbè. Quello che voglio dire è che, ripeto, noi, io e Massimiliano, in quello che facciamo parliamo di fondo, perché sappiamo bene quanto è importante per il biathlon, sappiamo quanto noi da sempre lo seguiamo, ci dispiace vedere certe situazioni che non lo valorizzano, e quindi questa era un'altra occasione, perché magari chiaramente sarebbe più facile parlare con un atleta dello sci alpino o quelli più, come dire, che vanno per la maggiore, però noi vogliamo fare anche questo tipo di trasmissioni o di dirette, queste cose, queste chiacchierate, per sensibilizzare sempre comunque un argomento che ci interessa, che è lo sci di fondo. Sono tanti praticanti, tanti gli appassionati che comunque lo guarderebbero ancora più volentieri se ci fosse ancora più interesse, quindi è per questo il motivo, no? Beh, ma si sente che lo masticate, cioè lo masticate, che ce l'avete dentro, perché ce l'avete dentro anche voi, perché a parte che io la prima gara che ho sentito commentata su Eurosport è stata il commento tuo, Dario, quindi ricordo ancora, cioè, insomma, e di conseguenza ce l'hai nel sangue. Poi Ambesi ho avuto subito dopo abbiamo avuto dei battibecchi che naturalmente ci stanno. Ci stanno tranquillamente, ecco. Bene, vi ringrazio ancora. Grazie mille a te. A presto. Ciao, un saluto. Ciao, a tutti. Ciao Max, ciao Mario. Ciao. Grazie ancora. Ciao.